silenzioso. Parte di noi sono riuscite ad arrivare, cioè anche le parti importanti. Beh, no, le parti importanti è un convegno organizzato congiuntamente dalla struttura di sanità e da essere e quindi è giusto dare la parola ai, posso dire, nostri presidenti, considerando che stiamo lavorando insieme sul lavoro di scelta. E tu prima? Grazie per questo invito e credo sia un momento molto importante perché... Non so se funziona bene, forse vi avvicinate, è direzionale. Perfetto, mi sentite? Se no mi alzo lì, arrivo prima. Mi pare più efficace. Si sente? Perfetto. Allora, buongiorno a tutti, ben arrivati, grazie per l'invito, grazie a tutti. C'è anche dell'acqua, guarda. I colleghi dell'ISPRA, SNPA, Istituto Superiore di Sanità, che hanno lavorato duramente per costruire questa prima giornata. Il tema prima è molto importante perché questo è l'inizio di un percorso che arriverà alla fine del prossimo anno in una conferenza più ampia sotto l'obiettivo di affrontare il tema salute, ambiente e sostenibilità. Io sono particolarmente contento di questi momenti perché con il Presidente della Porta e con l'ISPRA, ma anche con l'SNPA e con tutti i collaboratori, noi abbiamo avviato una collaborazione che si declina, non dico quotidianamente, ma quasi, perché i fronti che abbiamo in comune sono moltissimi e d'altra parte credo sia anche una delle sfide attuali e future quello di coniugare nel miglior modo possibile in maniera sostenibile ma altrettanto efficace il tema di ambiente e della salute. Sono due elementi che sono strettissimamente correlati e che non possiamo prescindere dal coordinare le nostre azioni, dal avere politiche comuni, interventi coordinati e anche obiettivi condivisi. Durante la giornata ci saranno molte relazioni che un po' inquadrano l'ambiente e come in realtà la declinazione che oggi affrontiamo oggi sia molto articolata e declinata anche a livello internazionale. Quindi non mi dilungo nel citarvi ONU, Organizzazione Mondiale della Sanità ed altri elementi, obiettivi dello sviluppo sostenibile che tutti conosciamo. Io vorrei solo enfatizzare un aspetto particolarmente rilevante, il tema l'acqua è uno dei beni più preziosi, ma come dicevamo anche informalmente prima con alcuni di voi, è anche uno dei temi più sentiti, in particolare nel nostro paese. Il nostro paese ha la fortuna di essere ricco d'acqua, però il fatto di avere particolarmente in alcuni contesti del nostro paese. Ma il fatto di essere particolarmente ricco di fonti non vuol dire che questo sia un bene a cui noi dobbiamo porre attenzione. E quindi c'è un tema di uso oculato, di uso sicuro delle fonti, ma anche di utilizzo delle fonti, quindi del saper guardare all'intero ciclo come a una ricchezza che abbiamo, che ci è stata data, ma che dobbiamo anche consegnare alle future generazioni. E dobbiamo farlo con attenzione, con accuratezza e anche con scienza, cioè studiando, approfondendo, mettendo a punto metodologie di ricerca e tecnologie che ci consentano di utilizzare al meglio, in maniera sostenibile, ma soprattutto che ci consentano anche di consegnare alle future generazioni lo stesso capitale d'acqua e di sostenibilità per quanto riguarda le fonti acquifere che abbiamo avuto e che oggi ci permette di avere, garantirci lo standard di qualità di vita che il nostro paese ha. A me piace, io sono un medico e mi piace sempre ricordare, ho anche la fortuna di fare l'insegnante, la generazione dei medici e dei professionisti della salute, compreso il tecnico della prevenzione, che il fatto che alcune malattie oggi non ci sono più o non le vediamo nelle nostre figure epidemiologiche non è perché siamo baciati da una fortuna o da una genetica, ma perché abbiamo un sistema di controllo dell'acqua e dei reflui che sono efficienti, efficaci e che fanno in modo che queste malattie non facciano parte oggi del nostro quadro epidemiologico. Indebolire questi sistemi
o non curarli adeguatamente, non mantenerli non aggiornati, vuol dire che nell'arco di tempi abbastanza ristretti certi tipi di patologie potrebbero ricomparire. Quindi questo è proprio l'esempio classico di come la, consentite, la sanità pubblica, l'attenzione al bene pubblico, alla tutela, al monitoraggio, sia la prima e più importante garanzia di prevenzione, di evitare che determinati quadri patologici possano verificarsi e possano affliggere le nostre comunità. Con questo vi auguro buon lavoro e il messaggio chiaro è: l'Istituto sulla Sanità c'è, vuole esserci, continuerà ad esserci per lavorare insieme su questo obiettivo. Quindi grazie a tutti per la presenza, ma grazie ancora una volta a tutti i nostri operatori delle nostre istituzioni, ma anche so che molte delle ARP, immagino i dipartimenti di prevenzione dei vari contesti italiani sono presenti. Siamo agenzie che lavorano per il paese, per il benessere delle nostre comunità e per la salute delle nostre comunità. Questo è lo spirito con cui lavoriamo e con cui ci auspichiamo che tutta quest'anno particolarmente ricco di iniziative che seguiranno in attesa dell'evento finale di fine anno possa rappresentare veramente un momento di costruzione di rapporti anche personali, tecnico-scientifici che ci aiutano a rafforzare questa missione. Buon lavoro. Sì. Ecco, vediamo il presidente La Volta. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per questo momento tra di noi, tra i due studi, che è l'inizio di un cammino. Stava uno scaldamento di muscoli. Insieme, o meglio, l'abbiamo già sperimentato questo cammino insieme nel corso soprattutto di quest'ultimo anno. Questo è l'inizio di una fase diversa che mi auguro anche più costruttiva, ancora più sinergica di un cammino insieme, che abbiamo voluto intraprendere con determinazione. Io ho voluto, come presidente di ISPRA e di SNPA, rafforzare questo legame con l'Istituto Superiore di Sanità, non solo perché, come diceva mio nonno, quando c'è la salute c'è tutto, quindi insomma, come dire, ci siamo posti già su una linea positiva, ma perché riteniamo con tutti i colleghi che sia arrivato il momento, come era già arrivato il momento, ma insomma adesso lo è ancora di più, di lavorare in modo strategico, sinergico, condiviso, superando anche un approccio settoriale che soprattutto sui temi di nostra competenza negli ultimi 25 anni aveva determinato, secondo me, conseguenze non del tutto positive. Quindi superare la logica burocratica delle rispettive competenze rispetto alle nostre attività è secondo me un grande passo avanti che può diventare un fattore comune decisivo di risposta alle istanze dei cittadini. Permettetemi ovviamente di salutare e di ringraziare il presidente Brusaferro, con il quale si è instaurato un rapporto anche personale di grande sintonia e con il quale abbiamo fortemente voluto, lo diceva già di prima, l'organizzazione di questa giornata, che è la prima. Poi vedremo come si sviluppa nel corso dell'anno questo ciclo di incontri seminariali, di conferenze, tra l'altro sono trasmesse in streaming, quindi hanno l'intenzione anche di raggiungere non solo colleghi che oggi non potevano essere qui, ma anche cittadini o altri soggetti istituzionali che vogliono in qualche modo partecipare, ma che, diciamo, vedrà poi un compimento ancora maggiore nella conferenza nazionale che organizzeremo alla fine del 2020. Ovviamente un saluto particolare, un ringraziamento ai colleghi che vedo qui presenti in sala, permettetemi solo di citare il vicepresidente del sistema e direttore dell'ARPA Liguria, Carlo Emanuele Pepe, c'è anche il direttore di ARPA Veneto, Luca Marchesi, il direttore di ARPA Emilia Romagna, Giuseppe Portone, e c'è anche il direttore del Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, per tutto il resto urbanistica, Nicola Dell'Acqua, che ringrazio anche per la presenza, anche per la sensibilità su questi temi dimostrata anche quando ho avuto la responsabilità dell'Agenzia Regionale del Veneto. Concludo i saluti rivolgendone uno cordiale, caloroso, anche di ringraziamento per la presenza qui al generale Cinzia Gagliardi dei Carabinieri Forestali. Signora generale, grazie per la sua presenza qui e grazie ovviamente anche al comandante generale D'Angelo, perché conosco
personalmente la sensibilità e l'attenzione su questi temi. Ma io vorrei brevemente richiamare un ragionamento un po' più generale. Prendo le mosse dalla presentazione il 4 dicembre scorso che il direttore dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, Axel Bruzzi, a valle della presentazione del nuovo rapporto sullo Stato dell'Ambiente Europeo 2019, insomma, che presenteremo il 26 febbraio del 2020 in Italia, mi auguro la presenza anche quest'anno delle più alte istituzioni dello Stato, ebbene, giusto una settimana fa il direttore dell'Agenzia Europea per l'Ambiente ha affermato con grande determinazione non solo le priorità che aspettano l'Europa nei prossimi anni, ma che alla luce dei dati puntuali e dei trend ambientali e meteoclimatici che sono stati rivelati nel corso degli ultimi anni, l'unica risposta possibile al paradigma o alla, se volete, al modo di pensare o alla, che si può esplicitare nella nota espressione business as usual, era proprio una espressione di senso completamente diverso, cioè il business as unusual. Questo sarà l'argomento principale un po' di questa giornata, anche se può sembrare strano usare questa espressione per argomenti e tematiche che riguardano questi temi. Perché sarà l'argomento principale? Perché saranno rimarcate le sfide ambientali, ma anche saranno, mi auguro, illustrate quelle che sono attualmente, e mi auguro anche in prospettiva, le frecce del nostro arco per contrastarne le ricadute sulla salute, sul benessere e complessivamente sulla sostenibilità di una risorsa tanto importante come l'acqua, così come il Presidente Brusaferro l'ha detto prima. Ma noi credo, come operatori del sistema, e qua diciamo, ricomprendo tutti, sia i colleghi dell'SNPA sia i colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità, siamo chiamati al fine di preservare risorse strategiche, al fine di arginare impatti negativi e insostenibili, a contrastare altre sfide, prima fra tutte l'ho già citato prima, quella di abbandonare schemi ordinari di lavoro settoriale, creando nuovi modelli di lavoro multidisciplinari integrato, affiancato da un meccanismo che faciliti anche processi di collaborazione tra i soggetti diversi. Questo è un approccio. Questo approccio integrato è un approccio evocato ormai in tutti i documenti strategici e anche riconfermato nell'esercizio di interconnessione, inclusione e partnership che è l'Agenda 2030, che integra molto bene, tra gli altri, il modello della salute di tutte le politiche promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi una visione ampia che vede non solo l'impegno del legislatore, ma anche quello dei sistemi di prevenzione di sanità e ambiente e dei loro istituti di ricerca nazionali, quali noi siamo, a cui è affidato l'onere di garantire in generale la qualità e lo spessore tecnico-scientifico di raccomandazioni e di linee guida che hanno valore nazionale, specie per le attività di valutazione e di gestione dei rischi e l'interfaccia tecnico-scientifica con i rispettivi sistemi a rete di prevenzione sul territorio. Ora, nel caso di cui ci occupiamo oggi, cioè i piani di sicurezza dell'acqua per la filiera idropotabile, proposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e adottati in Italia come linee guida realizzate dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, noi sul piano normativo possiamo ben dire di essere in una fase avanzata, vista ormai la loro collocazione nel comparto delle acque destinate al consumo umano sia a livello nazionale che europeo. Ci sono atti normativi sia a livello nazionale che a livello comunitario. Però io credo sia anche arrivato il momento che a questa situazione di impegno concreto del legislatore nazionale ed europeo deve seguire un modello operativo concreto, io credo sia lo scopo anche di questa giornata, un modello operativo, dicevo, concreto, funzionale, efficiente, che consenta e faciliti nel caso dei piani di sicurezza un lavorare insieme ai gestori, ai dipartimenti di prevenzione, alle agenzie ambientali territoriali per contrastare i pericoli di contaminazione e i suoi effetti indesiderati lungo l'intera filiera idropotabile in una logica di prevenzione. ISPRA, SNPA, Istituto Superiore di Sanità hanno fatto dell'obiettivo del lavoro comune, del lavorare insieme, un obiettivo fondamentale della nostra attività. Abbiamo siglato nel 2018 un protocollo d'intesa, abbiamo un piano di attività condiviso proprio per interagire su questi settori. Io, come ho già detto,
penso e ritengo questo incontro fondamentale non solo per i risultati concreti che mi auguro possa portare, ma anche per la prospettiva di accompagnamento verso la conferenza nazionale che, come ho detto, terremo alla fine del 2020. Permettetemi un'ultima riflessione: come Presidente del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, io credo e desidero assicurare che seguirò non solo tutte le attività propedeutiche necessarie all'organizzazione e allo sviluppo del contributo tecnico operativo del sistema ai piani di sicurezza per la filiera idropotabile, che vedranno progressivamente la loro applicazione su tutto il territorio nazionale, ma voglio anche provare a portare a fattore comune l'esperienza fin qui sperimentata da alcune agenzie per delineare future linee di attività anche tecnico-scientifiche nell'ambito dei nostri piani triennali, nella prospettiva di adottare un approccio integrato di piani di sicurezza basato sull'analisi di rischio sito-specifica anche per altri ambiti strategici. In questa accezione la giornata di oggi può anche diventare un'esperienza prototipale, quali le acque di balneazione e di uso dell'acqua, una prospettiva alle cui prime considerazioni sarà dedicato uno spazio oggi ad opera del collega Bottone, direttore generale di Emilia Romagna, che segue anche direttamente come referente e coordinatore del Consiglio Nazionale del Sistema tutte le attività ambiente e salute. Allora permettetemi di concludere dicendo che penso che oggi, anche in questo contesto, la sfida del business as unusual, che come vedete è stato un po' il ritornello utilizzato dal direttore dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, ecco, questa sfida prende forma e a noi tutti l'impegno concreto, mi auguro, sono sicuro anche convinto ed appassionato, per garantirne efficacia, sostenibilità e continuità nel tempo. Grazie, buon lavoro. Grazie Presidente. Io darei inizio. Allora, questo incidente della metro ha facendo ritardare anche la presenza non solo del primo relatore, ma anche del mio co-chair, il dottor Rossi, ministro della Salute. E a questo punto darei inizio ai lavori, anche perché entrambi i nostri presidenti ci hanno chiamato a lavorare ed è questo che spesso fanno e credo che l'abbiano rinforzato anche spesso, oggi. Sempre fanno. Quando non lo fanno era sottinteso. Grazie mille e buona giornata. E quindi inviterei la dottoressa Scanu del Ministero dell'Ambiente per la sua relazione. Grazie Gabriella. E come vedete il convegno è stato diviso in tre grandi sessioni. Questa sessione i nostri presidenti ci hanno ricordato. Mi sentite? I nostri presidenti ci hanno ricordato che è ora di darsi da fare in un modo unusual, quindi non ordinario, proprio perché le sfide sono diventate non ordinarie e i sistemi di prevenzione devono in qualche modo adattarsi per contrastare. La prima sessione è dedicata a una panoramica di quelle che sono, sempre parlando ovviamente dell'acqua, di quelle che sono le sfide ambientali e climatiche che possono avere impatti negativi sulla risorsa. Sei pronta? Sì, grazie. E adesso parlerò con una prima panoramica. Grazie, passo la parola quindi alla dottoressa Scanu. Allora, grazie a tutti, grazie di essere qui e grazie di avermi invitato in questa interessante conferenza. Io cerco di riporterò alcuni spunti sull'acqua, sulle sfide ambientali e climatiche. È facile, credo che qui tutti condividiamo il fatto che l'acqua è una risorsa strategica, che dipendiamo da una fornitura affidabile, pulita, che è importante per la nostra salute. L'acqua è importante per la salute, per l'ambiente, ma anche per la nostra economia. Quindi un peggioramento della qualità dell'acqua
crea dei grossi problemi all'economia e l'acqua allo stesso tempo è anche il primo elemento ambientale che viene impattato dai cambiamenti climatici. La qualità dell'acqua è fondamentale per realizzare uno sviluppo sostenibile, parlerà successivamente per me il dottor Rossi sull'agenda 2030. E, dobbiamo quindi risolvere e approcciare in maniera adeguata e, insomma, gli interlocutori che abbiamo in questa sede sono appunto i migliori che affronteranno e che possono aiutare il Ministero dell'Ambiente che io rappresento a risolvere questioni particolarmente critiche e vedo il collegio con cui abbiamo avuto riunioni sui FAS, quindi cercare di migliorare e risolvere la questione delle sostanze chimiche pericolose e in particolare la questione di FAS in Veneto. Questioni come le microplastiche che ormai entrano nelle catene trofiche delle acque interne e delle acque marine, mettendo in crisi quindi da considerare in particolare per il raggiungimento dell'obiettivo 14 dell'agenda 2030. E poi ancora superare quelle che sono le esternalità ambientali negative delle produzioni idroelettriche come incisione degli alberi, moria di pesci, erosione costiera e ancora insomma evitare errori che sono stati fatti in passato, canalizzazione di corsi d'acqua, consumo eccessivo del suolo, delle pianure alluvionali che hanno portato a quei disastri, non solo di danni economici ma anche di danni alle persone. Insomma, il ciclo dell'acqua è impattato dai cambiamenti climatici, dagli inquinamenti, da alterazioni fisiche e dallo sfruttamento eccessivo. È una questione e sono problematiche di scala globale e che incidono fortemente su scala locale. Vanno affrontati sia globalmente che appunto su scala locale, così pure ci devono essere delle azioni su scala globale e locale. E adesso si sta svolgendo, come sapete, a Madrid la COP25, ci auguriamo tutti che insomma escano fuori dei buoni risultati, degli accordi che siano all'altezza delle questioni che dobbiamo affrontare. Il rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche del 2018 riassume anche una serie di informazioni, di dati che ci fanno capire quanto sia urgente intervenire. La domanda globale di acqua è di circa 4.600 km3 annuo ed è previsto un aumento del 20-30%. La scarsità idrica interessa ben il 27% della popolazione mondiale che vivono quindi in aree a potenziale scarsità idrica, ma il 50% della popolazione mondiale sta in aree con potenziale scarsità idrica almeno un mese all'anno. Sono questioni critiche, come critico è che gli eventi estremi, si è stimato che gli eventi estremi hanno portato portano a 40 miliardi di dollari all'anno di perdite. E poi ancora diciamo, una carenza nel trattamento delle acque reflue e dei reflui industriali e ancora considerate l'enorme quantità, circa 2 milioni di tonnellate all'anno di sostanze chimiche che proviene dall'agricoltura intensiva. E poi il degrado del suolo e la desertificazione che interessa 1,8 miliardi di persone e poi il cambiamento degli ecosistemi. Il peggioramento, questione molto importante, questione all'attenzione del Ministero dell'Ambiente. Qui ho riportato giusto la stima che è stata fatta per le zone umide, che come sapete è fondamentale poi per la qualità dell'acqua, circa il 64% di perdita di zone umide dal 1900. E poi ecco, i cambiamenti climatici, gli eventi estremi, aumento di temperatura, danneggiano, sappiamo, e danneggiano la qualità dell'acqua. Qualche esempio, le forti precipitazioni aumentando i volumi aumentano anche il trascinamento di inquinanti e rischi di funzionalità dei sistemi fognari ma anche degli impianti di trattamento. Anche in Italia ci stiamo trovando ormai a risolvere queste questioni. Maggior deflusso dei fiumi e dei laghi peggiora col suo trasporto anche di rifiuti, perché sappiamo che i fiumi
sono il più grande diciamo, trasportatore di rifiuti a mare e allo stesso tempo però si creano una minore sicurezza delle riserve anche per a scopo idropotabile, che comporta quindi la necessità di maggiori trattamenti, di maggiori costi, di una maggiore attenzione. Al contrario, ridotta piovosità, siccità, aumenta la salinizzazione sia delle acque sotterranee che delle acque superficiali. E oggi il Ministero si sta trovando nella situazione, alcuni di voi lavorano con noi per Vicentini, se è il caso di costruire o meno, in alcune situazioni in Toscana già ci sono i dissalatori, ma come, che impatto e così via. Era già stato detto prima, no? E che appunto l'acqua è anche, diciamo, in determinati contesti un rischio per le malattie. Siamo ormai in una fase avanzata quindi di trattamento, però con i cambiamenti climatici la situazione può essere di nuovo critica, con l'aumento delle temperature e con le piogge intense, per un aumento della concentrazione di inquinanti, tossine, fioriture algali, cianobatteri e maggiore esposizione a patogeni presenti nell'acqua. L'Europa è tutta interessata a questo, penso che è un'immagine che molti di voi conoscono e che ho trovato anche nel sito, mi pare, dell'ARPA Valle d'Aosta, e evidenzia come tutta l'Europa è interessata dai cambiamenti climatici. Sicuramente la criticità principale è nella nostra regione mediterranea, la riduzione di precipitazioni con tutte le conseguenze che ne derivano, ma anche con una maggiore conflittualità per l'esigenza dell'acqua nelle varie attività economiche. In estrema sintesi, nell'ultimo secolo il nord è più umido del 10-40%, il sud è più secco del 20%. Ma quello che vorrei sottolineare è che un terzo del territorio europeo è sottoposto a stress idrico. Quindi periodi in cui la domanda di acqua supera l'offerta. E questi problemi, come si è detto anche prima, preoccupano i cittadini. Certo, li preoccupano, non è un caso che la prima, vedo anche dei giovani, insomma, giù in fondo, penso che anche loro, se sono qua, sono interessati e preoccupati alla questione dell'acqua. E la prima iniziativa, infatti, dei cittadini dell'Europa è stata proprio sull'acqua, ad esortare la Commissione europea a proporre una normativa che sancisca il diritto umano universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. E questo è stato considerato e affrontato nell'ambito dell'attività, della negoziazione che si sta effettuando a livello europeo per l'aggiornamento della direttiva acqua potabile. Sappiamo, insomma, in Europa ci sono delle norme ormai avanzate, abbiamo superato le norme sull'acqua che erano dedicate all'uso, siamo ormai in un contesto di norma quadro. La direttiva quadro ha fatto avvenire quel cambio di passo, quell'approccio nuovo, e che è quello necessario, ve lo diceva anche Stefano Laporta, di integrazione. In questo caso di integrazione delle direttive, e mi permetto di dire non solo quelle legate all'acqua, qui ho inserito anche la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli per la relazione importante che c'è tra la qualità degli ecosistemi e la qualità dell'acqua. Un approccio quindi integrato, un approccio olistico con una visione del corpo idrico dalla sorgente fino alla foce. La direttiva quadro inizialmente non esplicitamente non tiene conto dei cambiamenti climatici, ma a seguito di approfondimenti avvenuti a livello comunitario e con la definizione di linee guida specifiche sulla relazione bacini geografici e cambiamenti del clima, è stato chiesto ai Paesi membri nel secondo ciclo di piano di gestione, dei piani di gestione distrettuali, di considerare anche i cambiamenti climatici, da partire sia dall'acquisizione della conoscenza al monitoraggio, al programma di misure, con un particolare focus alla gestione della siccità e della scarsità dell'acqua.
I piani quindi sono il secondo ciclo di piano, è tenuto conto di questo, e la Commissione europea nel valutare i piani ha fatto una raccomandazione, ha evidenziato che effettivamente i cambiamenti climatici rallenteranno il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva, creeranno insomma dei problemi in più, e quindi nel terzo ciclo dovranno essere considerate nelle misure anche le misure di adattamento. Quindi si va verso il terzo piano di gestione delle acque, e qui giusto per fare un focus su alcune questioni che sono state rilevate all'Italia, sul quale noi, e quindi noi ministeri e voi agenzie, dobbiamo tener conto, in particolare una maggiore attenzione alla relazione tra pressioni e misure. Lo scarico delle acque urbane, ahimè sappiamo che abbiamo avuto una condanna e siamo in procedura di infrazione. È un contrasto, un maggiore contrasto alle pressioni idromorfologiche. E mentre invece nell'analisi della direttiva dei piani, qui ho preferito portarvi un quadro più europeo piuttosto che italiano, in quanto la Commissione ha messo in evidenza come i costi che emergono da un effetto combinato dei cambiamenti climatici e socio-economici dovrebbero aumentare. Le cifre sono importanti, si arriva nel 2050 a 45,9 miliardi di euro all'anno. E per cui chiede che per il secondo ciclo di piani, per la direttiva alluvioni, ci sia una maggiore considerazione nei piani delle strategie nazionali per i cambiamenti climatici, un maggior coordinamento con le misure. Permettetemi di riportare alcune riflessioni che sono emerse a Vienna nell'incontro che c'è stato sull'acqua, perché credo che può essere interessante. Cioè, tra alcune riflessioni, quella sulle acque reflurbane. La sfida è quella di arrivare a dei fanghi che hanno una migliore qualità e che siano di minore quantità. Allo stesso tempo dobbiamo tener conto, penso che lo direte anche altri qui nei prossimi interventi, anche dei microinquinanti, residui farmaceutici, microplastiche, e una migliore raccolta delle acque reflue mediante il ripristino di fognature. Questo può essere anche un'opportunità. Possiamo considerare un'occasione per un'economia circolare che riutilizza l'acqua, recupera i nutrienti, recupera e genera energia. Invece, per quanto riguarda in generale l'acqua, e quindi insomma nell'analisi della direttiva quadro, un maggiore coordinamento e integrazione delle politiche, lo si diceva anche all'inizio delle presentazioni, una maggiore integrazione dei controlli, che è quello che mi auguro che si faccia al controllo, e poi un po' l'esempio anche dei piani di salvaguardia, no? Lo evidenzia, una maggiore integrazione quindi salute ambiente, controlli salute ambiente, una maggiore integrazione delle norme sull'acqua quindi, ma anche delle politiche, quindi parlo dell'agricoltura, quindi la direttiva nitrati, la PAC, il Plant Protection Product, cioè sui pesticidi, la regolamentazione dei pesticidi, ma anche il REACH, ed è quello che stiamo affrontando per esempio per il caso FAS, la politica del clima e dell'energia, che ritengo debbano considerare e portare il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva quadro acqua, o quantomeno ne devono prendere atto e ne devono tenere conto. Le sfide quindi per la protezione delle acque sono quelle di garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche, ma anche degli ecosistemi dipendenti, e assicurare la disponibilità di acqua sufficiente, di alta qualità, migliorare l'attuazione delle politiche ambientali per la protezione delle acque e massimizzare le sinergie, dicevamo prima, ma i settori economici, quindi anche gli stakeholders, devono adottare pratiche di gestione che mantengano sani e resilienti gli ecosistemi acquatici. Mantenere alto il controllo, e quindi mi fa piacere
insomma, ringrazio anch'io qui l'alta rappresentanza del corpo forestale e il controllo che fate voi come ARPA, l'Istituto Superiore di Sanità. Però credo che un po' tutti, e parlo ai ragazzi, che è importante che siano qua, dobbiamo avere un maggiore impegno per cambiare il nostro stile di vita. E non solo, e a maggior ragione i giovani, perché devono già pensare da adesso, come anche noi, al futuro, per una vita comunque di qualità per le generazioni future. Come intervenire? Quali sono le parole chiave? Risparmio, riutilizzo, riciclo, nella chiave di circular economy, riduzione delle emissioni, dei prelievi, trattamenti efficaci, riqualificazione. Ho sottolineato volutamente approccio ecologico e città più sostenibili, visto che nelle città vive la maggior parte dei cittadini e la maggior parte di noi. E cambio stile di vita. È questo fondamentale. E controlli e misure efficaci all'altezza della situazione, in tempo per prendere i provvedimenti, in tempo per evitare un peggioramento della situazione. E poi, parlando in questo contesto, sottolineo la ricerca, l'innovazione, senza la quale non possiamo innovare la politica e innovare le azioni. E poi la consapevolezza di politici, cittadini, di stakeholder e la collaborazione e la cooperazione, io su questo credo molto, tra politici, cittadini e stakeholder. E volutamente tra le ultime slide io credo che sia importante per migliorare la gestione delle acque passare da soluzioni grigie a soluzioni green. E spero che appunto se ne parlerà più avanti. Il cambiamento dell'ecosistema ha aumentato i rischi di vulnerabilità dell'acqua e il degrado del suolo, l'erosione e la perdita delle zone umide aumentano i rischi legati al clima. Invertire la tendenza del degrado degli ecosistemi è una risposta politica fondamentale, visto che parliamo di ambiente ma anche di salute, per la sicurezza alimentare a prova di clima. Il Ministero ha delle attività in progress proprio per cercare di favorire l'integrazione delle politiche, dei tavoli interistituzionali, come dicevo prima, per i dissalatori, nel quale c'è il Ministero dell'Ambiente, della Salute, l'ISS, l'ISPRA, eccetera. E speriamo che parta al più presto il decreto per la costituzione della cabina di regia sui FAS, e al concerto del Ministero della Salute, e vedo qui molti volti, e cominciare dall'ingegner Pini, ci siamo incontrati da poco sui FAS, poi ancora una cabina di regia per i nitrati, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Agricoltura, e stiamo creando un tavolo sul consumo di suolo e per la desertificazione. Tra le leggi che sono in discussione attualmente in Senato, la legge salvamare che cerca di ridurre la plastica in mare, ma anche in fiumi, nella discussione insomma alle Camere si è inserito anche la parte per i fiumi, per i laghi, regole per i dissalatori e il DL Clima, che il nostro ministro nelle comunicazioni che ha dato la stampa lo definisce come un testo che inaugura il Green New Deal. E poi le norme sul dissesto. Non sottovaluterei il lavoro che è stato fatto dall'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume, che coordino, per il coinvolgimento degli stakeholder, per il coinvolgimento, visto che l'acqua è anche conflitto, per cercare appunto di favorire una condivisione e una cooperazione delle varie parti interessate. Vorrei concludere con un auspicio, anche perché diciamo che questo è uno stralcio del programma del Presidente della Commissione, non dico il nome perché ho difficoltà a parlare, a pronunciare in tedesco, ma la conoscete tutti, e che appunto vuole un'Europa, e penso che sia anche quello che chiediamo noi, che sia un'Europa the first climate neutral continent, un'Europa che ha necessità di arrivare allo zero, che abbia l'ambizione di arrivare, di tendere a un inquinamento zero, allo zero pollution. E, insomma, io vi ringrazio per questo invito, a questa partecipazione, e vi auguro un buon lavoro. Ma noi ringraziamo per la bellissima presentazione che ci ha ricordato tutte le implicazioni, le interconnessioni
e le sfide che abbiamo davanti. Grazie veramente, grazie a te. Mi ha raggiunto il mio co-chair, nonostante che nonostante le difficoltà che si sono create oggi in una città. Co-chair che tra l'altro eccomi. Dovrà presto cimentarsi con la sua relazione. Parli direttamente da lei? O sì, okay. Dove? Ah, perché qui c'è il... No, non lo so, se è collegato? Sì, sì c'è. Okay. E intanto l'informazione di servizio, per dire che visto l'altro... No, mi metto là. Abbiamo preso anche la seconda sala, che ovviamente di fronte, attraversando il territorio, ed è in diretta, c'è anche una sul marzischermo. Mi sentite? Sì. Di là non si sente nulla. Mi spiace andarlo. Sì. Ah, ok. Questo è la canzone. Va bene. Stanno risolvendo. Ah, lo stanno risolvendo, ok, perfetto. Beh, introduco il mio co-chair. Grazie. Dottor Rossi, sì. che ha il. Che è un daily basis, cioè nella vita ordinaria, si occupa di un'unità un po' importante al Ministero della Salute e anche abbastanza complessa, chiamata Ambiente e Salute. Prego, Luca. Grazie, Luciana, buongiorno a tutti, scusate il ritardo, indipendente dalla mia volontà, una volta tanto. E, allora, come vedete dalla slide iniziale che voi vedete grande, io ho qui questo nuovo sistema di PowerPoint, si vede piccolissimo. Io sono direttore di un ufficio all'interno della DG Prevenzione che è impossibile anche impararsi a memoria per chi ci lavora e che la dottoressa Sinisi ha correttamente sintetizzato, abbreviato in ambiente e salute. Ma come vedete abbiamo tutta una serie di competenze, tra l'altro l'acqua come tale non compare, ma l'acqua è ambiente, l'acqua è qualcosa che sta dietro a tutto e attraversa tutto, tutte le dinamiche anche di un'unità del Ministero della Salute che si occupi di ambiente e salute. Noi, oggi il mio compito è quello di inquadrare un po' il discorso su acqua e salute all'interno di una policy generale che è quella che poi tutti noi prima o poi dobbiamo imparare a, con la quale tutti noi dobbiamo imparare prima o poi a convivere, che è quella della, del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili individuati dall'ONU nel 2015 e ai quali tutti i governi devono conformarsi attraverso un'implementazione di politiche adeguate. Quando il 25 settembre del 2015 sono stati emanati questi 17 obiettivi che si accompagnano a 169 sotto obiettivi e a centinaia di indicatori diversamente declinati, sono ufficialmente 204, ma per esempio in Italia l'Istat ne ha già individuati 303, quindi è una cosa, sono numeri tanto per far capire quanto complesso sia questo sistema di politiche integrate che l'ONU ha voluto mettere in piedi, che ha voluto commissionare agli Stati membri, eliminando una volta per tutte la distinzione tra paesi sviluppati, paesi in via di sviluppo, paesi poveri e ricchi. Tutti devono e hanno la possibilità di perseguire questi obiettivi, ovviamente con declinazioni diverse a seconda delle loro condizioni, perché questi obiettivi devono essere guardati insieme, sono 17 e nessuno esclude l'altro. L'acqua e i servizi igienici sono il goal 6, forse lo sapete, ma è chiaro che l'acqua è salute, l'acqua è sviluppo, l'acqua è uguaglianza, l'acqua è partenariato, sono diritti e quindi è ovviamente
lotta alla, alla povertà. L'ONU ha voluto che queste, questi fattori si integrassero fra loro, che venissero guardati in maniera tale per cui chi opera all'interno di diversi sistemi capisca cosa può essere utile all'attuazione delle proprie politiche, cosa magari deve evitare, cosa, quali sono gli alleati migliori con cui formare coalizioni che possono portare alla realizzazione di queste politiche. Poi alla fine della mia presentazione vedrete che c'è tutto questo in realtà è messo in, in atto, in piedi a livello di istituzioni internazionali con il protocollo Acqua e Salute che UNECE e OMS stanno portando avanti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e che noi abbiamo firmato nel 1999 e mai ratificato, il che non ha impedito ovviamente all'Italia di portare avanti politiche importanti anche nel settore acque, ma che ovviamente ci vede indietro rispetto ai soliti fratelli dell'UE e anche a tantissimi paesi che hanno già ratificato il protocollo, che consideriamo in qualche modo invece di secondo piano. Quindi adesso io... Fai 10 minuti. C'è 10 minuti. Anche un po' di meno perché devi dare buon esempio. No, il ministero non c'ha meno, c'ha di più. Guarda. Ma no, come coscienza. Esatto. Come coscienza. Dopo sarò serenissimo. Allora, questi sono gli obiettivi. Questi sono i principali in questa visione integrata di cui parlavo. Sono i principali altri obiettivi di sviluppo sostenibile che il SEI integra, promuove, incalza in qualche modo e quindi con cui diciamo va d'accordo, ma noi dobbiamo parlare sempre di questo approccio complessivo, dobbiamo promuovere le politiche che non sono soltanto di acqua da bere, acqua potabile, ma sono di acqua e servizi igienici. Una cifra che avevo è che nel mondo ancora mi pare 883 milioni di persone soffrono di carenza o irregolarità di ricevimento dell'acqua. In Italia ancora siamo intorno al 40% per quanto riguarda le perdite e ci sono un 10% di famiglie che hanno lamentano problemi nell'erogazione di acqua, soprattutto di acqua salubre, di acqua buona da bere, anche se talvolta magari non contaminata da nulla, ma assai sgradevole alla palatabilità. Quindi, come vedete, questo approccio integrato parte dal concetto centrale di sicurezza del servizio idropotabile, integra il concetto di accessibilità che, come sapete, è stato ripreso un po' inopinatamente, neanche ce l'aspettavamo, anche all'interno della direttiva sull'acqua potabile in corso di diffusione a Bruxelles, ma l'accessibilità da due punti di vista deve essere accessibile in maniera oculata per quanto è necessario, quindi questo implica il concetto di spreco da evitare, e soprattutto dove necessario, eliminando in questo modo anche quelle disuguaglianze, perché come al solito, per esempio, questi gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono internazionali, ma poi ogni paese li deve riportare all'interno delle proprie politiche anche nazionali. E in Italia scontiamo ancora una differenza, tanto per cambiare, fra nord e sud nell'accessibilità e nella garanzia di servizi idrici adeguati. Ovviamente il concetto della salubrità e della pulizia è inoppugnabile e soprattutto poi la terza gamba dell'accessibilità è del quando, ma insomma quello viene in qualche modo da solo. Allora, cosa si sta facendo a livello di Ministero? Purtroppo ultimamente leggi che abbiano cambiato l'assetto normativo riferito alle acque non sono state promulgate, adesso vediamo se l'approvazione della DVD porterà a un nuovo impulso anche a livello normativo per introdurre novità. Noi ci siamo mossi con i Water Safety Plan,
ci siamo mossi col DL del 2017, quindi stiamo in qualche modo anche anticipando alcuni elementi che ci provengono dal livello internazionale. No, ho fatto troppo. Questa è la roadmap che proietto spesso nei miei interventi per capire quale sia lo status di introduzione dei piani di sicurezza dell'acqua, che poi noi consideriamo i pilastri su cui poggiare una corretta politica di sviluppo integrato sia per la prevenzione che per il controllo esteso dell'ambiente e nell'intera filiera idropotabile. Come sapete, gli obiettivi di sviluppo sostenibili sono nati inizialmente con una grossa imprinting ambientale, poi i tre pilastri erano ambiente, economia e sociale, ma io penso che in un'ottica di salute in tutte le politiche, comunque considerando poi i vari goals, la salute c'è come quarto pilastro un po' dovunque, come elemento trasversale, per cui già è tanto comunque che si è andati avanti a non associare fare questa associazione biunivoca tra sostenibilità e ambiente, perché non è più così, perché adesso ormai si parla di politiche di economia del benessere, non più neanche di economia di crescita, eccetera. Il benessere inteso come motore per l'economia che migliorando produce a sua volta benessere in un circuito virtuoso che ancora è lungi dall'essere raggiunto, ma al quale ormai si aspira e al quale il Consiglio europeo ha dedicato anche delle conclusioni durante l'ultimo semestre di esistenza precedente a quella finlandese. Quindi questo è lo stato dell'arte, questi sono gli obiettivi di applicazione della normativa europea che si sta cercando di definire con molta fatica, è partita con qualcosa che sarebbe dovuto terminare in pochi mesi, sono quasi 2 anni che il dibattito è in corso. E ovviamente quello che è importante è capire che questo il problema del riuso, scusate, sono andato troppo avanti, delle acque, per esempio di retroi urbane, sta diventando da un problema essenzialmente ambientale, anche questo si sposta fortemente sul lato sanitario. Se vado avanti, se no questi mesi poi. Se la prende con me. E questo è il decreto di cui parlavo prima, in cui è stato introdotto un po' prima, diciamo, anche di quello che ha fatto l'Europa, il concetto di valutazione del rischio è chiaro che questo è molto, forse grava un po' troppo, se vogliamo, è una politica molto regolatoria che grava un po' troppo sul gestore, ma vedo dalla partecipazione non solo a questo convegno ma anche a tutti quelli che abbiamo fatto in passato che c'è volontà di condividere anche scelte talvolta non proprio popolarissime per quanto riguarda l'introduzione di queste migliorie all'interno del controllo e della prevenzione sanitaria della filiera idropotabile. Ovviamente noi vogliamo ampliare la serie di informazioni a nostra disposizione al di là di quello che le norme ci dicono e ci obbligano. Siamo attenti anche con le regioni a porre un occhio particolarmente attento sulle sostanze non normate. Già avete parlato, ho sentito parlare a lungo di FAS, ma ce ne sono anche altre che vanno controllate e che vanno prese in considerazione, perché è un ambiente assolutamente dinamico che risente purtroppo delle modificazioni antropiche sempre più importanti anche sul fuori, quindi l'acqua cambia, le falde cambiano, le sorgenti possono essere diverse da quelle che ci aspettiamo che siano. Queste sono ovviamente alcuni passaggi fondamentali che riguardano la valutazione del rischio di cui al decreto, ma penso che lo conosciate. È chiaro che dobbiamo fare un'integrazione tra tutte le conoscenze in campo e porle al servizio del cittadino utente in una ottica di prevenzione che non lo faccia per colpa di qualche controllo fatto male o non fatto, lo faccia diventare da cittadino paziente. E questo è quello che non vogliamo.
mattina. Quindi questi sono i corsi che noi abbiamo fatto, sono stati, come dicevo, come vedete dalle family photos finali, molto molto seguiti, e oggi ancora vedo la dimostrazione dell'interesse che c'è intorno a questo argomento, e questo mi dà molta soddisfazione. Questi sono stati i corsi fatti, ci sono quelli programmati, non ci fermiamo mai, cioè il dottor Lucentini ormai gli daranno la maglia rosa perché ha fatto il Giro d'Italia per tutte le situazioni, le regioni in cui è andato a portare questo tipo di formazione, apprezzato molto anche a livello di OMS. È una formazione molto dinamica, molto attraente, attrattiva per chi la fa. D'altra parte, poi la formazione, noi possiamo parlare di tanti concetti, di tante cose puntuali, ma poi, come mi hanno suggerito di scrivere, mi è piaciuta questa frase di un secolo fa, in cui dice che la cultura è ciò che resta dopo aver dimenticato tutto ciò che si è studiato. E poi, per chi ha una formazione umanistica come me, questa è proprio una, adesso mi ha detto anche in ufficio, anche perché poi non mi ricordo mai i numeri delle leggi, non mi ricordo mai gli articoli, però so che ci sono, insomma, mi vado a cercare. E questa, alla fine, concludo, perché questo è importante condividerlo qui, è importante condividerlo con i colleghi del settore ambientale, perché noi ci siamo, noi abbiamo fatto un appunto al ministro, ai ministri, perché a tutti e due, perché l'avevamo fatto a luglio, poi abbiamo dovuto fare a settembre, ma questo non dipende da noi, in cui chiediamo veramente la riattivazione del processo dell'iter parlamentare che porti alla ratifica del protocollo. Siamo stati a Belgrado ed è brutto vedere l'Italia tra coloro che parlano insieme all'Uzbekistan, tra coloro che non hanno ancora ratificato il protocollo. I più grandi paesi europei l'hanno fatto entro il 2005, noi abbiamo compiuto 20 anni dalla firma, adesso speriamo che la maggiore età ci porti al consiglio di implementare questo protocollo, anche perché non solo siamo attesi, ma può portare delle importanti conseguenze sul rafforzamento del settore della filiera idropotabile, conseguenze che sono di tipo migliorativo sia dal canto ambientale che dal canto sanitario, noi dell'accesso, della possibilità di fare investimenti, perché la ratifica del protocollo è a costo zero. È chiaro che però poi ci sono dei momenti attuativi che potrebbero richiedere investimenti, e che a quel punto in qualche modo dobbiamo trovare la via per poterli mettere in atto. Quindi io questo neanche lo leggo, lo presento come veramente obiettivo sì. Che veramente siamo alla fine, manca se il nostro ministro ci dà l'ok, come penso di capire dalle risposte che erano nel mio ufficio legislativo, poi manca il passaggio al Ministero dell'Ambiente, dopodiché possiamo andare all'OMS, all'UNEC, eccetera, e dire ok, ci siamo anche noi. Concludo qui e continuiamo adesso la discussione, sperando di non aver sforato troppo. Sì. Grazie a dottor Rossi, mi dispiace di premere, ma insomma, anche perché le relazioni sono tante. Anzi, intanto guadagno invito il prossimo relatore, di Gianni Alpini, anche perché abbiamo parlato di cultura, conoscenza, interconnessioni ambientali, anche la precedente relazione che ha ricordato. Il ruolo deve essere NPA. Approfitto, quindi la devi montare ancora la presentazione. Ok, approfitto ancora di che tra l'altro è una posizione strategica, non solo per il suo ruolo di presidente, ma anche per il rapporto con le agenzie e l'intero sistema. Approfitto forse per dire, non so quanti di voi sono familiari con questo protocollo H salute che ha nominato dottor Rossi.
sapete tutti cos'è? Eh no, perché magari forse dovevamo, comunque questo dovevamo magari... Abbiamo tempo. Sì, ok. Lo inseriamo nella discussione poi. Esattamente, giusto per dirlo, questo protocollo Acqua e Salute parte da lontano e prevede, è un protocollo nell'ambito della Convenzione Internazionale sulle Acque dell'area UNECE, quindi delle regioni europee delle Nazioni Unite, e prevede per i paesi firmatari sostanzialmente a livello dei governi una cabina di regia di tutte le problematiche legate all'acqua. E devo dire che il protocollo è stato uno dei primi esempi di una visione sostenibile della gestione e della sicurezza dell'acqua. Soltanto ecco per speriamo che questo processo ratifica. Non rubo altro tempo ad Alfredo con cui vabbè. Chiedo comprensione per i tempi, ma so che la sua presentazione, come per il precedente, è difficilissima di dati, ma siamo qui. Ascolteremo. Sì, grazie. Grazie alla dottoressa Sinisi, alla collega Luciana, grazie al dottor Rossi per soprattutto grazie al comitato organizzatore per l'invito. Sono onorato che mi sia stato questo compito di rappresentare il stato e prospettive dell'attività di un intero sistema nazionale per la protezione dell'ambiente sul tema di cui oggi discutiamo. Quando ho visto poi il tempo che era stato assegnato per la relazione, ho capito che era praticamente un compito impossibile, e quindi alla presenza dei massimi vertici del sistema vi dirò che quello che faremo è sorvolo in realtà sulle attività del sistema, questo contando sul fatto che alcune cose sono state già dette dai relatori che mi hanno preceduto, alcune cose saranno approfondite ancora meglio proprio in materia di attività di sistema nelle relazioni che seguiamo. Questo nuovo sistema di PowerPoint che effettivamente non è, però ha il vantaggio del cronometro, sono partito a un minuto. Perfetto, abbonato. Ormai ho smesso, quando faccio presentazioni sul sistema, di dire la novità del SNPA. L'SNPA esiste da 3 anni, non è più una novità. L'AME è il risultato di una riforma particolarmente importante. L'AME, come molte delle riforme che accadono, che sono avviate nel nostro sistema, è una riforma anche incompleta, ad oggi ancora incompleta. Non era certamente la migliore riforma che era possibile, ma era quella che era possibile in quel momento, perché incompleta perché mancano ancora alcuni atti normativi di strutturazione del sistema importanti, perché è la riforma possibile ma non quella migliore, perché come molte delle riforme parte con l'idea che tutto si fa a costo zero e l'operazione non sempre è facilissima. Ho utilizzato una recente presentazione del direttore di Arpae Bortone, che ringrazio, con i numeri del sistema che vedete là, sono numeri importanti, quasi 10.000 addetti però sul territorio, ci sono dei numeri in termini di attività svolte dal sistema. Cosa fa il sistema? Se guardiamo ai numeri, alle delle attività, si capisce che il sistema nasce dalla congiunzione delle attività dell'ISPRA, già APAT, già AMPA e delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Le competenze fondamentali del sistema sono quelle tipiche di agenzia ambientale, tipiche in tutto il panorama sia comunitario che internazionale. Le agenzie fanno monitoraggi, controlli, raccolgono dati, restituiscono i dati, restituiscono i dati a decisori politici, ai cittadini, quindi fanno un monitoraggio che non ha un mero scopo di natura contemplativa, ovviamente, ma è quello, è un monitoraggio che è finalizzato poi a costruire scenari, tendenze, a costruire il sistema di conoscenza su cui si baseranno anche molte delle azioni amministrative che sono proprie del governo ambientale. Il sistema ha una particolarità, ha questa forza dell'articolazione tra il livello centrale, l'ISPRA, e i livelli regionali. È un sistema unico nel panorama dell'Unione Europea, e in tutte le occasioni in cui ho interloquito con colleghi, anche con i vertici delle strutture della Commissione Europea,
e non solo. C'è una grande attenzione verso il modello italiano, perché è considerato in questo momento un modello di governance ambientale di fatto unico in ambito comunitario. E quindi, insomma, speriamo di approfittare di queste potenzialità che il modello ci offre. Dicevo, svolgiamo le attività tipiche dei contesti agenziali, delle agenzie ambientali, lo facciamo in un'ottica di mera osservazione, ma per partecipare, essere parte delle politiche. Le politiche le vedete rappresentate, le relazioni che mi hanno preceduto hanno ben chiarito l'importanza della risorsa idrica in tante delle politiche in questo momento di sviluppo sostenibile. Gli addetti del sistema sanno che una buona parte delle sfide, ad esempio a partire dal nuovo patto verde, dal Green New Deal, lanciato sia a livello comunitario che a livello nazionale, passano anche attraverso il nostro lavoro. Citavo in questa diapositiva due infrastrutture di sistema che sono importanti, su quali si poggia poi di fatto la forza d'urto del nostro sistema, e sono il Sistema Informativo Nazionale Ambientale. Molte delle attività che poi vi racconterò che riguardano la risorsa idrica, cercando assolutamente di rispettare i tempi, poi sono anche il risultato di della costruzione del Sistema Informativo Nazionale Ambientale e la Rete Nazionale dei Laboratori Accreditati. Soprattutto quest'ultima infrastruttura diventa ovviamente fondamentale, centrale, per molti degli argomenti che sono già stati introdotti, che saranno poi con più attenzione trattati nel proseguo della giornata. Le grandi sfide dell'Unione Europea, il Presidente Laporta accennava allo State of Environment Outlook and Report, recentemente la scorsa settimana presentato. Queste sono le grandi sfide. Ovviamente c'è ambiente e salute, non mi soffermo sul protocollo perché tanto è stato già detto sul protocollo che SNPA, non solo ISPRA, SNPA e ISS hanno sottoscritto. Così come non mi soffermo sulla rilevanza del tema risorsa idrica rispetto agli obiettivi strategici di sviluppo, dello sviluppo sostenibile. È già stato ampiamente detto, non parliamo solo del tema 6, quello che normalmente viene in mente quando si pensa all'acqua. In realtà ci sono molte delle sfide, degli obiettivi di sviluppo sostenibile che passano attraverso una corretta gestione della risorsa idrica. Direttiva quadro che Gabriella introduceva nella primissima relazione, che è poi il sistema regolatorio di riferimento per tutto il tema della gestione della risorsa idrica, è una direttiva su cui il sistema molto lavora. Le funzioni fondamentali della direttiva sono rappresentate in questa diapositiva, anche questo ringrazio il certo dottore per la cortesia che mi è stata donata da Bortoni, che rappresenta le funzioni centrali del sistema nel rispetto alla direttiva quadro. Vedete che funzioni centrali sono il monitoraggio, ovviamente, monitoraggio che è finalizzato poi alla corretta classificazione dello stato dei corpi idrici. Credo che poi successivamente sarà ben spiegato che questi due momenti sono quei momenti fondamentali che, se fatti correttamente, consentono una efficacia poi gestione, redazione e gestione dei piani di sicurezza dell'acqua, che è un altro tema importante per la giornata odierna. E ovviamente di ritorno da questa fase c'è tutta la fase di pianificazione e gestione che riprodurrà informazione in questa logica di circolare, riprodurrà informazione che si alimenterà dell'informazione realizzata. Il Green New Deal, i cambiamenti climatici, vi invito per sapere di più
del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente. Se andate sul nostro sito, di quale siamo molto orgogliosi, il sistema smpambiente.it, proprio oggi trovate una bellissima foto, credo ci sia, non so se è ancora in primo piano, insomma c'era ieri sera, e rappresentava i capolavori del Prato che hanno a che fare con i cambiamenti climatici. C'è questa bellissima foto di un cavaliere con il suo cavallo che è sommerso dall'acqua. Più o meno è un'immagine che simboleggia molte delle cose che diremo oggi. I cambiamenti climatici sono la sfida centrale. Rispetto a questa sfida, SNPA, il sistema contribuisce moltissimo. Lo fa cercando di essere coordinato e raccordato, questa è anche la forza che noi stiamo cercando di mettere come sistema nelle attività, tutte le proiezioni che ISPRA attraverso un modello che adesso vi richiamerò e che comunque poi consultabile anche sul sito sia SNPA che ISPRA ovviamente, e SNPA lavorano rispetto a scenari che sono ormai consolidati. Sono gli scenari che l'Intergovernmental Panel sul Climate Change ha ormai codificato e rispetto a quali tutti gli operatori cercano di riferirsi. Lì ci sono tutti i modelli di business as usual che il Presidente ci raccontava, e speriamo il business unusual, che sarebbe quello di riuscire a contenere le emissioni e a ridurre l'incremento di temperature. Ho riportato per completezza, non ne parliamo qui ovviamente, gli scenari IPCC sono gli scenari di riferimento rispetto ai quali i nostri modelli di stima di previsione, parlando di quantità di gestione della risorsa, il relatore precedente ci ricordava che poi la sfida è l'acqua che sia disponibile quanto, dove e quando è necessario. Quindi il quanto è uno dei passaggi centrali. Sulla gestione, sulla quantità della risorsa, abbiamo dei modelli a livello nazionale che vengono utilizzati per fare proiezioni che sono proiezioni di, ad esempio, ricarica degli acquiferi. Proiezioni che in situazioni di quelle che non auspichiamo, cioè di business as usual, cioè se non facessimo nulla, danno poi situazioni realmente preoccupanti in molte aree del paese in termini di perdita di ricarica degli acquiferi, quindi perdita di quantità. Poi ovviamente ci sono tutti i problemi di gestione della risorsa che pure erano stati rapidamente ricordati. Dicevo, oltre alla gestione facciamo molto lavoro di monitoraggio, lo facciamo sullo stato quantitativo e sullo stato qualitativo dei corpi idrici, corpi superficiali, corpi sotterranei. Nelle diapositive che accompagnano questa mia relazione, alle quali vi rimando ovviamente per il dettaglio, poi trovate le informazioni più recenti che consistono nel pacchetto informativo che è stato trasferito nell'ambito della direttiva quadro all'Agenzia Europea. Il rapporto europeo sullo stato dell'ambiente che è stato presentato la scorsa settimana si fonda poi sui dati che vengono raccolti dagli Stati membri. Quindi uno dei ruoli del sistema assolutamente centrale in questo disegno, in questa governance, è quello di raccogliere in maniera tecnicamente solida, ovviamente, raccogliere e restituire alla comunità i dati di monitoraggio. Stato quantitativo, stato chimico, stato ecologico dei corpi idrici. Non vado nel dettaglio sugli stati, peraltro la situazione è più o meno nota, immagino se gli operatori in sala si sono interessati, più o meno conoscono lo stato generale nel nostro paese. Non guardiamo solo alla situazione, dicevo prima, all'osservazione dello Stato, ma anche alla correlazione che lo Stato ha con i fattori di pressione che determinano potenziali alterazioni, quindi con le fonti pressione più importanti. Vedo che il tempo sta drammaticamente salendo. Nella presentazione poi trovate una serie di documenti, tutti scaricabili dal sito SNPA e dal sito delle agenzie, dal sito dell'ISPRA, che raccontano come noi facciamo questi lavori, quindi cercano di anche stabilire una base tecnico-scientifica condivisa, comune e disponibile per
gli operatori nazionali su come il sistema realizza queste operazioni di monitoraggio. Il sistema lavora molto anche sulla gestione poi della risorsa idrica nell'ambito urbano, quindi sull'acqua e le acque urbane. Su questo credo che ci sarà un approfondimento successivo, quindi vado abbastanza rapidamente, ma solo per dire che anche in questo caso, e lo vedete nei documenti che poi sto cercando di proiettare, l'idea del sistema è costruire un sistema condiviso nel sistema, al nostro interno, dai nostri operatori, in una logica di omogeneizzazione dei comportamenti, ma anche disponibile per la comunità scientifica, che testimonia i modelli e le modalità con quali noi operiamo e costruiamo le informazioni che poi vengono restituite. Cos'altro raccontarvi? Ovviamente c'è un importante ruolo delle agenzie del sistema sulle acque di balneazione, meno centrale probabilmente nella giornata odierna, ma certamente importante nel tema complessivo della gestione della risorsa idrica, così come ovviamente nella presentazione poi trovate alcuni dettagli sugli ultimissimi monitoraggi, parliamo di anno 2018, che nei dati 2019 non sono ancora completamente disponibili, così come c'è la funzione centrale di controllo da parte delle agenzie regionali, non in tutte le agenzie, ma in un buon numero, a supporto ovviamente delle autorità che su questa materia sono competenti in materia di acque potabili. Forse su questo punto c'è poi un approfondimento più successivo nella relazione del direttore Bortone. Sono stati già citati molto spesso i FAS. La logica con la quale il sistema si muove, e lo dicevo all'inizio, non è solo una logica di osservazione. Sui FAS è stato fatto un enorme lavoro dall'Agenzia regionale del Veneto, e credo ci sarà una presentazione brevissima su questo tema. È stato fatto un ampio monitoraggio a livello nazionale dall'intero sistema, che è, per quanto a me noto, è il primo monitoraggio nazionale sulla presenza di FAS sul territorio, ma la cosa che mi interessa molto è che abbiamo costruito una struttura tecnica, l'osservatorio FAS, con la partecipazione anche degli ISS, nella logica che richiamavo all'inizio di collaborazione e integrazione, perché la nostra idea è gestire la vicenda FAS al meglio in cui ci sarà consentito, anche con in attesa insomma che gli sviluppi normativi, il decreto sia veda luce, il decreto di costituzione della cabina di regia, ma soprattutto costruire un modello con quale poter gestire future emergenze. Quindi la logica è questa struttura, speriamo possa anche avere una capacità di previsione di possibili future emergenze che il sistema spera di anticipare piuttosto che dover gestire a posteriori. Grazie mille, scusatemi per i 2 minuti di ritardo. No, grazie a te Alfredo per questa presentazione, che tra l'altro fa venire in mente una serie di spunti che poi magari discuteremo, ci sarà una fase discussiva più tardi. Sì, no? Io, questo è quello un po' logico. Io quando la prima volta mi sono approcciato anche al vostro contributo in ambito sanitario, qualcuno ha detto: guarda che la legge 132, da noi chi fa le leggi è bravissimo, perché se voi leggete i primi 2 articoli della 132, dice che al fine di assicurare omogeneità ed efficacia l'esercizio delle azioni conoscitive di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. Questo già fa capire come poi chi sta dietro di noi le idee ce l'ha, siamo noi a doverle mettere insieme per farle funzionare. Il secondo articolo parla che concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, per cui sfondiamo una porta aperta. Ora, direi che quindi ieri stavo in una riunione su Taranto dove ormai la parte ambientale e salute
è forse quella meno cogente, meno urgente, perché il lavoro l'abbiamo fatto tanto, è stato un esempio di grande osmosi e di grande anche integrazione di dati ambientali con i dati della salute, che hanno portato nello scorso mese di giugno a una presentazione importante di questo lavoro. L'aggiornamento continua, ieri c'era il direttore scientifico di ARPA Puglia che ci ha detto anche che a breve arriveranno ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda soprattutto i dati sui ricoveri, quindi continueremo ad aggiornarci fino al 2018, ma il modello Taranto prima o poi dovrà essere esteso a livello nazionale, perché non è possibile che poi un paese come il nostro continui a lavorare soltanto sull'emergenza, che talvolta poi dal nostro punto di vista in questo momento è più mediatica che altro, perché la vera emergenza è sociale. In questo momento è politica, quindi in questo spirito di collaborazione, quindi tra salute, ambiente, istituzioni sanitarie, istituzioni ambientali, ripassiamo adesso la palla alla parte sanitaria, non so se puoi intervenire, alla parte sanitaria, diamo la parola a Luca Lucentini che ci parlerà di gestione dei rischi ambientali e climatici nei piani di sicurezza per la filiera idropotabile, ricordando che tenendo come fil rouge questo nostro pallino che abbiamo adesso del protocollo Acqua e Salute, noi nel protocollo Acqua e Salute siamo anche coordinatori focal point per quanto riguarda la resilienza della filiera idropotabile ai cambiamenti climatici, e anche qui c'è la dimostrazione di come un'autorità debba lavorare in maniera integrata. Qui si parla più non soltanto di ambiente ma di clima, e quindi il discorso si fa ancora più alto, e lascio la parola a Luca, prego. Il microfono anche perché quello che funziona. Grazie. Grazie Antonino, grazie a tutti davvero, perché penso che oggi sia una giornata la cui gestazione è stata abbastanza complessa, perché poi tra l'altro io ringrazio moltissimo la segreteria scientifica per l'organizzativa, oltre ai responsabili scientifici, ma anche a tutti i motori, vedo qui il dottor Bortone, che hanno creduto, oltre a Lino Rossi, ma al Ministero. Devo dire che è un esempio che ci piace portare avanti, anche l'associazione dei gestori, ma tutti i colleghi che vedremo nelle tavole rotonde, perché non è partito una volta tanto da una opere legis che poi si è calata con difficoltà nei territori, e quindi anzi dobbiamo dire che quando questa normativa doveva essere iniziare il suo percorso, no? Con questo decreto di cui ha parlato anche il dottor Rossi, l'atteggiamento era ma il gestore idropotabile non è pronto, i territori non sono pronti, la funzione del controllore controllato, tutti aspetti assolutamente delicati e da approfondire, ma che poi in realtà trovavano degli esempi pratici, attuativi, insomma, di dovuta diligenza e di fiducia in questo modello e di voglia di fare da parte dei territori, che hanno convinto un'azione così coraggiosa che abbiamo fatto in Italia e abbiamo addirittura dimostrato in Europa essere possibile in sistemi comunque fragili, in cui mancano gli investimenti, in cui esistono delle problematiche, ma un motore acceso c'è e scalda tutto questo ambiente, e quindi su questo magari riusciremo ad agganciarci altri aspetti ugualmente importanti. La prima domanda è un po' provocatoria: perché dobbiamo mettere in piedi tutto questo ambalance? La qualità delle acque in Italia è eccellente, superiore anche alla media europea. In altri termini, perché la Commissione europea dice addirittura che è necessario un cambio di passo e un approccio diverso, che aumenti la fiducia dei consumatori e la sicurezza dei consumatori di fronte a dati che ci danno il 100% di conformità. Allora c'è qualcosa che non funziona. Detto semplicemente, proprio le parole di Planetary Health, c'è qualcosa che non funziona, è stato detto prima molto bene dalla dottoressa Scano. Non riesco a ringraziare tutti, lo potrei fare uno per uno, perché poi ognuno, anche i colleghi di Bernardo, la dottoressa Russo per la conferenza Stato Regione, insomma, perché in realtà si compone queste giornate è stato difficile, perché intorno all'acqua ruotano tanti attori
tutti ugualmente importanti, e farli confluire in una mattinata è difficile. Qualcuno spingiamo tutti a sintetizzare, me per primo, ma è importante che però tutti diano un contributo. Ecco, comunque il concetto è che non possiamo più pensare alla salute come inscindibile dall'ambiente. Sembra banale, già dagli anni 30 si parlava della salute, possiamo risalire ai romani, per quanto si capisse come i determinanti ambientali poggiavano sulla salute, ma adesso, se vogliamo, i determinanti di salute, ci dice Lancet, sono assolutamente in crescita. Vedete che il tasso di salute sta aumentando notevolmente nel mondo, l'aspettativa, la vita media, la diminuzione della mortalità della nascita. Quindi, volendo, la salute sta migliorando di molto, ma quello che ci preoccupa è che il tasso di sostenibilità ambientale, come vediamo sotto da meta-analisi complesse fatte da Lancet, un lavoro tra l'altro straordinario, e spinge a chiedere come facciamo a scindere questi due aspetti. In realtà la salute è legata proprio perché sia sostenibile il concetto non solo di prevenzione sanitaria, ma anche proprio di garanzia per la nostra generazione del futuro dello stesso standard di salute, se non addirittura migliorarlo, non possiamo prescindere dallo sfruttamento delle variabili ambientali. Poi abbiamo altri determinanti importanti. Questo è il contributo che abbiamo dato ad Ostrava, e la difficoltà di avere una normativa che sia orizzontale, non solo per tutta l'Europa, ma anche in Italia. Guardate come la captazione sia superficiale, da acque superficiali rispetto che sotterranee nelle diverse regioni, questi sono dati ISTAT. Sulle captazioni, per cui è difficile dare un omogeneo regime di controlli al rubinetto per acque che hanno una storia, una natura e anche una destinazione d'uso così diversa. Per non parlare appunto dei vari esempi che hanno evidenziato delle carenze nel sistema di controllo. Questi esempi che conoscete molto bene, vado molto veloce, il Taglio, il FAS sono stati nominati, ci dicono che l'evidenza delle criticità ipopotabili, ma anche in altri casi, non è venuta neanche dalle autorità sanitarie che lavorano e bene, ma è venuta da programmi che avevano tutt'altra natura, magari investigazioni ambientali o addirittura ricerche geologiche sullo sfruttamento minerario. Da lì si è evidenziato un problema rilevante di sanità pubblica, il che significa che è un modello che deve essere migliorato al di là dei dati. Quindi di qui l'esigenza detta anche da Ostrava, e quindi è un impegno che volenti o nolenti, ma direi che volenti in questo caso, dobbiamo introdurre i modelli di analisi di rischio, water study plan, sanitation study plan per la depurazione e il riuso, ma vedremo poi anche con che larghezza di vedute. Il dottor Bortone ci darà qualche cenno, insomma, di uno scenario, di orizzonti importanti ma praticabili. Il contesto dei cambiamenti ambientali e l'impatto sulla salute è ormai tangibile. E dobbiamo dire che nel discorso di partecipazione il Climate Country Profile, redatto sotto l'egida dell'OMS delle Nazioni Unite, è stato un ottimo modello di partecipazione. Moltissimi dei colleghi che sono qui hanno lavorato e contribuito ad un rapporto che non riguarda, che è una fotografia, ma anche con un grand'angolo, diciamo, sul futuro, soprattutto sulle strategie di gestione. Qui abbiamo introdotto delle strategie di gestione del settore idrico che sembrano banali, ma per esempio il secondo punto, l'armonizzazione e l'aggiornamento dei parametri di qualità dell'acqua per tutte le diverse destinazioni di uso è essenziale se dobbiamo pensare al riuso. Pensiamo ai limiti di scarico al suolo: se io la scarico verso un bicchiere d'acqua potabile al suolo, in realtà compio un egregato. Quindi c'è qualcosa da rivedere in un modo sostenibile e sempre garantendo la sicurezza ambientale e sanitaria, ma che dialoghi negli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi, vedendo a quei dati, dobbiamo dire che sono chiaramente evidenti i margini di confidenza di questa. Non solo le reti interne, i problemi delle piccole gestioni, su cui sicuramente
poi l'ingegnere Tusiani non mancherà di sottolineare le criticità, ma anche noi le vediamo, perché comunque le aspettative dei consumatori rispetto alla qualità delle acque di rubinetto sono elevate anche ai termini, in termini di informazione, e servono delle expertise specializzate per adempiere a questi bisogni. E poi c'è la rappresentatività dei siti di campionamento e anche i parametri normali. Attualmente il numero di campioni è correlato al volume di acqua distribuita. È un sistema che spicchiola, ha una sua logica, aveva una sua logica nel 98, ma attualmente non possiamo dire che più acqua distribuisco più rischi ci sono. È una piccola componente, la componente che nei piani di sicurezza dell'acqua vediamo sulla distribuzione, ma in generale vedremo anche poi dall'intervento nel piano di Roma, sono anche le piccole captazioni che danno, in genere sono più vulnerabili anche per mancanza di diluzioni e di acquiferi comunque protetti o di aree di salvaguardia, ma saranno aspetti che vedremo. Attualmente il sistema, come sapete, la criticità, e non ci torniamo sopra, parte da qui, che è l'aspetto fondamentale, che è l'ultimo baluardo, cioè la verifica di un risultato non sospetto al rubinetto mette in crisi l'intero sistema, invece da noi innesta la valutazione di rischi, cioè paradossalmente innesta la prevenzione da qui vedendo un campione non conforme, diciamo cosa è successo, correggiamolo, ma è certamente quello che non ci aspettiamo di fare. Quindi il piano di sicurezza dell'acqua in realtà interviene nella fase centrale, ma centrale in tutti i sensi. Non altera, chiariamo bene, quelli che sono i parametri fondamentali, i valori di legge, anzi ne introduce di nuovi per tutti i fattori che possono essere importanti per quel sito. Ne altera in alcun modo i compiti di terzietà e di sorveglianza delle ARPA, delle ASL, che sono sempre chiamati a verificare quella conformità al rubinetto, che è poi quello che il consumatore si aspetta, cioè un dato di evidenza, di rispondenza della qualità dell'acqua agli standard che fissiamo. Però al centro mette un sistema invece di prevenzione che, come sappiamo, è olistica e di miglioramento continuo. Miglioramento continuo che fa sì anche che questa non conformità non la vediamo, anche perché quando noi registriamo una non conformità microbiologica abbiamo almeno una decina o un mesetto di tempo di esposizione dei consumatori, e quindi l'azione retrospettiva è anche fallimentare dal punto di vista della protezione della salute. Non ne parliamo poi in casi di contaminazione chimica in cui possiamo avere molti decenni. Le conoscenze alla base di questo sono chiaramente di natura ambientale, di destino ambientale dei composti, perché non ci basta dal punto di vista della conoscenza sapere che un composto è pericoloso, ha la caratteristica di essere un pericolo, perché se questo non viene in contatto non dà luogo a esposizione umana, questo pericolo è in realtà insignificante. Il caso dei PFAS è forse quello più eclatante, lo vedremo meglio poi nel pomeriggio. Non conoscere, abbiamo circa 5.000 composti, poco meno. Dobbiamo sapere che quando c'è una contaminazione da PFAS, il destino ambientale passa dai composti polifluorurati ai perfluorurati, perfluoralchitici, che sono in realtà quelli più stabili, e quindi da migliaia di composti a, per fortuna, un numero molto più ridotto, e questi sono mobili nel terreno in funzione della lunghezza delle catene. Quindi dove campionare e che cosa deve fare il gestore dipende da tutto questo stato di conoscenze, e potremmo prevedere in quel caso quello che è successo in Veneto, che è stata purtroppo la tempesta perfetta, la concomitanza di vari fattori, e qualcuno di questi poteva essere intercettato. Il ruolo della ricerca negli anni, volevo enfatizzare in questo poco tempo rimasto, riguarda l'antibiotico resistenza, riguarda le microplastiche, per cui anche in direttiva europea è passato il concetto di watch list, cioè vediamo, prima di fissare dei parametri, quali sono gli scenari di preoccupazione. La difficoltà e l'esigenza di avere dei piani risiede anche nella dovuta diligenza delle istituzioni. Preparando questo convegno ti rendi conto che le istituzioni non sono state create proprio per lavorare insieme, sono state create per garantire la dovuta diligenza di quelle istituzioni.
che cosa dobbiamo fare, dove, da dove partiamo e dove arriviamo. Ma quando devono dialogare, addirittura i sistemi qualità della formazione sono, anche se il sistema qualità dovrebbe essere uniforme, da armonizzare, non c'è questo. Quindi ogni volta devi, con buona volontà, fare interrompere le parti. E questo è vero, per esempio, il caso del Rich, che non abbiamo il tempo di mettere nel convegno, ma avrebbe una funzione essenziale qui, perché per esempio il Rich da noi, dai gestori, è venuta l'esigenza di inserire la mobilità dei composti oltre alla resistenza che accumula la tossicità, perché, e magari potremmo anche chiedere che quando un operatore economico registra una sostanza, garantisca la presenza di standard e metta a disposizione il metodo analitico, perché non possiamo poi avere la mancanza di standard e quindi inseguire, dopo aver inserito il composto, anche trovare lo standard che non ci viene messo a disposizione. Per cui molti modelli sono migliorativi e interattivi dai piani di sicurezza e di largo respiro. È un po' quello che la strategia 2030 incarna, dicendo che la salute deve dialogare senza sostituirsi a nessuno, perché non avrebbe neanche le capacità, ma deve dialogare e capire dove nascono le problematiche. L'istituto lo faceva, questo qui, quando, 2044, proteggere gli acquedotti significava salvare vite dal punto di vista proprio tangibile, l'istituto addirittura disegnava acquedotti, vedete qui, perché non c'erano le expertise allora. Il dottor Tosiani, un amante della storia, sta vedendo questi, poi li vediamo nel museo. Abbiamo veramente centinaia di tavole in cui si interveniva con fotografie insieme agli ingegneri che facevano sanità pubblica. Questo approccio oggi si è molto evoluto e noi cerchiamo di ricalcare quelle orme un po' indegnamente con questi piani di sicurezza, con questi approcci olistici che sapete essere dei sistemi che al loro interno hanno tutti gli elementi di analisi rischio che vogliamo affrontare, dall'accesso all'acqua universale, quindi quali sono gli eventi pericolosi, e qui parleremo dei piccoli approvvigionamenti, dei cosiddetti pozzi privati, qualcosa su cui prima o poi dovremo mettere mano, alla resilienza ai cambiamenti climatici dei sistemi, oltre che poi a tutti gli aspetti sulla sicurezza idropotabile e riuso. Una flash ultimo per chiudere alla nuova direttiva. Con un contributo italiano importante, dobbiamo dire, nato proprio dalle nostre esperienze partecipate, abbiamo contribuito a scrivere gli articoli 7 e 10 sulla analisi di rischio. Mi fermo solo sull'articolo 8, che è proprio quello su cui poi anche il dottor Scopellini del Ministero sta costruendo il prossimo evento del 16, su cui anche oggi si gioca molto. Le prescrizioni sul dialogo bidirezionale, vedete è un po' difficile perché sto andando tipo film, comunque è un bidirezionale dei dati di analisi di rischio, cioè da gestore vengono anche informazioni, abbiamo visto il discorso del REACH. Ma al gestore dovranno essere date, al gestore, all'ASL, al team di piano, tutte le informazioni in forma intelligibile, quindi qui da oggi deve partire anche un impegno a coordinare i sistemi informatici perché queste informazioni siano fruibili, su tutte le attività che le ARPA già brillantemente fanno sotto un coordinamento eccellente di ISPRA e SNPA, quindi dati di conoscenza dell'uso del suolo, pressioni, abbiamo visto prima dall'ingegnere Pini con che perizia vengono fatte queste valutazioni, in modo che si possa sapere da parte del gestore delle ASL cosa controllare. L'altro articolo riguarda il piano di sicurezza dell'acqua dal gestore idrico, abbiamo per questo tutti i corsi, e l'ultima sfida è appunto quella della distribuzione interna, piani di sicurezza per la distribuzione interna. Non è il caso adesso di inserirli, ma ne lavoreremo, sarà la prossima sfida. La circolare che si sta elaborando con la regione è proprio una con le regioni, grazie appunto al lavoro del coordinamento prevenzione, è un po' il primo passo che elencherà delle sostanze ricorrenti su cui devono essere fatte le analisi dei rischi. Il prossimo obiettivo sarà da qui a poco lavorare insieme per la revisione delle linee guida
pubblicazione delle linee guida di approvazione e anche un corso FAD per la formazione. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie Luca, grazie dottor Lucentini, che con cui abbiamo cominciato a scendere anche in questioni tecniche di riferimento oltre agli scenari. Ci sarebbe sempre, purtroppo non c'è credo spazio per le domande, viaggiamo con qualche minuto di ritardo, qui devo fare la Cerbera, oggi mi tocca questo ruolo, però non mi posso non, come dire, esimere dall'invitare il dottor Bortone, direttore generale dell'ARP Emilia Romagna, ma non solo, come accennava il dottor Laporta, che ci segue anche nelle tematiche ambiente e salute, referente per il Consiglio per il tema ambiente e salute, quindi con cui condividiamo costantemente le attività, per questa sua natura di cimentarsi in prima linea e con questioni anche future, e qui affronteremo una questione futura, speriamo che lo sia, perché questo approccio basato sull'analisi di rischio per la filiera idropotabile, perché non pensarlo anche per altri importanti ambiti, quali appunto le balneazioni e il riuso. Prego. Bene, grazie Luciana, buongiorno a tutti, mi associo anch'io ai ringraziamenti che prima Luca ha riportato, e fatemi ringraziare la Luciana, sì, la Giornata Sinisi, perché è lei che sostanzialmente, al di là degli slanci ideali che io e Luca, chi ha contribuito a questo evento, hanno potuto dare, poi si trattava appunto di incastrare e rendere possibile il programma operativo della giornata. Il tema che mi è stato assegnato è abbastanza sfidante, allora io mi concentro su alcune parole chiave. Ho attinto questo approccio olistico da una presentazione della Direzione Generale del Ministero della Salute, e quindi richiamerò alcune, secondo me, passaggi chiave che sono stati richiamati non solo nel rapporto dell'integrazione tra i temi ambiente e salute necessari, non torniamo sulla necessità di avere una politica, una visione integrata sugli aspetti ambiente e salute, ma richiamerò alcuni passaggi che sono all'interno del piano di sicurezza dell'acqua, e secondo me è un'idea buona essere partiti dal piano di sicurezza dell'acqua, perché forse meglio di altri, anche come livello di discussione e interpretazione all'interno del sistema paese, diciamo, perché sono tante le esperienze in giro, forse è tra quelli che meglio rappresenta questa esigenza e questi strumenti operativi e condivisione di strategie che i due settori possono mettere in campo. Allora, vi dicevo, piano della sicurezza vuol dire sostanzialmente avere la capacità di gestire il rischio, e significa avere un approccio, una visione di tipo globale, quindi valutare e gestire il rischio stesso a ciascuna fase della filiera, quindi bisogna avere un occhio e uno sguardo omnicomprensivo sull'intera filiera, cosa che è, diciamo, un processo industriale uso fare, quindi non solo il punto di scarico, ma dalla sorgente, dalla captazione, al trattamento, alla distribuzione, fino all'utilizzo e il consumo umano. Quindi approccio olistico è fondamentale da ritenere, quando adesso faremo l'esercizio di come questi approcci possano essere estesi a altri settori, come appunto la balneazione o il riuso delle acque reflue. Poi ho citato una frase di Luca Lucentini che mi è piaciuta, quindi ha citato lui, e quindi vi leggo solo la parte finale. Qui bisogna andare oltre il concetto di controllo e andare verso il concetto di sottocontrollo, per una prevenzione è fondamentale, avere la conoscenza del sistema significa avere sotto controllo tutta la filiera, dalla, come si diceva, dalla captazione fino al rilascio, e vedete che idem sarà necessario fare le medesime cose probabilmente sugli aspetti legati alla balneazione e al riuso delle acque reflue. Il concetto di team, non solo, forse andava citata anche quell'altra parte, la condivisione dell'informazione. Nessuno è il proprietario esclusivo dell'informazione e della conoscenza, ma la conoscenza, addirittura la direttiva e gli indirizzi dei piani della sicurezza prevedono che addirittura le informazioni confluiscono nel cloud, che è l'esigenza, che rappresenta lo strumento che consente la condivisione delle conoscenze, la formazione di gruppi di lavoro. C'è un passaggio, sarebbe interessante discutere, fondamentale nella gestione dei piani della sicurezza dell'acqua, laddove il coordinatore di questi gruppi e il team leader è rappresentato dal soggetto gestore.
quindi le autorità ambientali e coloro che sanitari contribuiscono alla conoscenza e mettono a disposizione la conoscenza perché ci sia un soggetto in grado di poter sostanzialmente assumere le decisioni in termini di valutazione e gestione del rischio. E quindi vado, quindi cerco di trasferire questi aspetti, cercherò anche di farlo con degli esempi concreti, vediamo se ci riesco dato il tempo a disposizione, però gestione dell'acqua di balneazione, il primo esempio che si voleva dare. Credo che nel settore balneazione ci sia l'assoluta necessità, c'è già di fatto, forse più che in altri settori, una necessità di una forte cooperazione tra il settore ambientale e quello della salute. Questo avviene attraverso il contributo tecnico delle ARPA, ARPA Emilia Romagna e delle aziende sanitarie e locali. Sostanzialmente qui è chiaro la ripartizione dei ruoli, conoscenza del territorio è fondamentale per studiare i sistemi e le filiere di cui si vuole arrivare a definire una gestione, conoscenza del territorio, quindi la parte ambientale, valutazione del rischio sanitario, la parte di quella sanitaria. E queste informazioni che devono arrivare ai decisori, in questo caso una valutazione degli enti locali, che sono sostanzialmente le autorità sanitarie primarie sul territorio, quindi per esercitare anche il loro ruolo di autorità sanitaria. La direttiva attualmente, la balneazione, prevede due fasi essenzialmente, una di monitoraggio con una modalità di campionamento definita nello spazio e nel tempo, ci sono delle stazioni di monitoraggio fisse, in Emilia Romagna sono 97 su tutta la lunghezza costiera e in determinati programmi che sono fissati e definiti. L'obiettivo è quello di arrivare attraverso il monitoraggio alla classificazione, dove sostanzialmente ci sono degli elementi migliorativi, nel senso che questo monitoraggio è anche input per la gestione e la definizione di misure di gestione, che vanno dai divieti in funzione dell'esito del singolo campionamento, scattano il sistema di divieti delle ordinanze temporanee di divieto della balneazione laddove i limiti superano i valori soglia. E ancora una volta qui c'è anche l'integrazione, è già previsto così nella attuale forma di applicazione della direttiva balneazione, il programma di misure per risolvere e rientrare all'interno dei limiti. La direttiva già attuale preme molto sulla necessità di comunicare questi dati, quindi comunicazione trasparente, informazione di tutti i portatori di interesse. E quindi abbiamo due finalità di quel monitoraggio, uno finalizzato alla gestione sostanzialmente del rischio e quindi la tutela della salute, l'altra finalizzata alla classificazione delle acque. Bene, quindi dov'è il problema? Il problema è che quando si vanno a fare poi le valutazioni della classificazione delle acque, questa è la realtà della Emilia Romagna, indubbiamente non è un risultato raggiunto per caso, sono 89 sulle 97 che vi dicevo, le acque che sono di livello eccellente, non è a caso perché l'Emilia Romagna, come sapete, ha corretto la scala, mi ha dato le informazioni giuste, insieme al Molise l'Emilia Romagna è l'unica che non ha procedura di infrazione in materia di acque di scarico, quindi vuol dire che le infrastrutture fognali di depurazione sono allo stato dell'arte e quindi garantiscono in termini medi questa eccellente qualità delle acque di balneazione, ma questo dato sulla qualità delle acque di balneazione è abbastanza diffuso sul territorio regionale. Dov'è il problema quindi? Il problema è che abbiamo comunque dei fenomeni molto puntuali nel tempo e nello spazio che sono prevalentemente legati a che cosa? Al deflusso, al drenaggio delle acque meteoriche che arrivano verso il corpo idrico marino, quindi la costa, attraverso o i corsi d'acqua o attraverso i sistemi di troppo pieno dei fognari, quindi qualsiasi tipo di fognatura mista ha un sistema di troppo pieno, quando le portate eccedono quelle di progetto vengono sostanzialmente scaricate all'interno del reticolo idrografico e poi raggiungono il mare. Quindi c'è una correlazione forte, no, tra alcuni sforamenti molto
circoscritti nello spazio e nel tempo, quasi sempre correlabili agli eventi meteorici. E qui subentra quali sono i scenari futuri. Questi eventi di piogge intense sono uno degli indicatori forti di consistenza e della presenza del cambiamento climatico. Quindi andiamo incontro a una maggiore frequenza di questi eventi di pioggia, che sostanzialmente, per quanto ci si possa sforzare di dimensionare bene i sistemi fognari e anche i relativi deflussi all'interno dei corsi d'acqua, evidentemente non possono essere evitati. E quindi c'è questa correlazione diretta. Per ragioni di tempo, non vi sto a dire che ovviamente non ci si basa soltanto sulla gestione, ma si deve intervenire anche in termini infrastrutturali. Vi ho voluto riportare nella slide un buon progetto della parte del Riminese, che si chiama il piano di ottimizzazione delle acque di balneazione, che sta puntando alla separazione delle acque meteoriche da quelle della fognatura, dalle acque di 100 milioni di euro, che vanno anche ben oltre quello che sono gli investimenti del servizio di clima integrato. Quindi non trascuriamo evidentemente la necessità di potenziare il sistema infrastrutturale anche per mitigare l'effetto di questi fenomeni che, ripeto, hanno queste caratteristiche. Quindi sono effetti di breve durata. Qual è il problema? Il problema è che, un lato positivo è che questi eventi che portano temporaneamente le soglie degli indicatori di contaminazione fecale, ovvero gli Escherichia coli e gli enterococchi, fuori dai valori soglie, sono estremamente, come si diceva, concentrati nel tempo, si esauriscono nell'arco delle 18-24 ore. Abbiamo quindi un sistema di monitoraggio e di classificazione che invece richiede, fosse altro, dei tempi analitici, sono dei microrganismi, degli organismi biologici, e quindi hanno bisogno di tempi di prova che vanno dalle 24 alle 48 ore. E questo vuol dire che il divieto subentra quando sostanzialmente l'evento è già in atto. Quindi capite che questo è uno dei temi su cui bisognerà confrontarsi in generale per dimensionare e progettare i nostri sistemi di monitoraggio, non solo per andare a cogliere il sistema allo stato stazionario, ma anche in grado di cogliere questi eventi e questa dinamica molto veloce del sistema. Quindi paradosso difficile da spiegare, un sistema pubblico come potete immaginare è il sistema costiero dell'Emilia Romagna, quindi ci sono le grandi presenze nelle turistiche, in quanto sostanzialmente è evidente, non è che la direttiva sia carente in quello, la direttiva ha le sue ragioni, ma evidentemente succede che quando ci sarebbe bisogno del divieto di balneazione, non ci può essere perché ancora non sono pronti e disponibilità, invece scatta l'ordinanza di divieto quando ormai l'evento in termini medi è già esaurito. Allora, non è che stiamo pensando con Luca a queste cose da soli, credo che ci sia un ragionamento a livello internazionale in corso, anche in questo caso, quindi credo che la risposta non possa essere quella di cominciare a pensare quali possono essere i piani di sicurezza delle acque di balneazione per gestire il rischio. E quindi vuol dire incominciare a fare analisi e studio del tutto il sistema più complesso, lì qui non c'è la filiera soltanto che va dalla captazione al rilascio delle acque superficiali, ci sono tanti anche gli attori che contribuiscono, un sistema di monitoraggio che si possa adattare a quelle esigenze, un sistema di gestione e comunicazione del rischio. Una delle proposte, guarda caso, nella legge di documenti che Luca mi ha fornito, si sta pensando di svincolare il sistema 300 milioni delle acque, e i 300 milioni di Rimini, qualità delle acque, capito? Per il proprio sistema di monitoraggio che finalizza delle leggi, l'efficacia delle misure, le modalità di gestione del rischio, ricorre non solo ai parametri definiti, microbiologici, diretti, li chiameremo, ma anche ricorre a un sistema di conoscenza basata su indicatori, io ho definito forse impropriamente indiretti, però se l'evento che io vi ho descritto è legato alle portate di piena dei corsi d'acqua e troppo pieni, evidentemente abbiamo bisogno anche di altre letture. Su questo abbiamo in Regione Emilia Romagna stato di recente firmato un protocollo di allertamento, vogliamo avviare una fase sperimentale. Molti attori, i colleghi dell'assessorato della sanità, della regione, dell'assessorato ambiente, l'ARPA, i gestori del servizio di integrato, i consorzi di bonifica, quindi darci degli strumenti che possano leggere l'evento nella sua, diciamo, dinamica e immediatezza. Abbiamo chiesto all'Istituto di Professionalità
se ci può affiancare in questa fase, soprattutto per quello che riguarda il modello generale. Questo è un sistema complesso, noi abbiamo un'esperienza forte sviluppata già nel 2011 anche con il Ministero della Salute, si tratta di mettere in campo anche gli strumenti previsionali che possiamo avere, quindi dalle previsioni meteo allo sviluppo di modelli idrologici, di dispersione in mare degli inquinanti. Devo andare perché qua i 14, siamo già 14 minuti, l'altro elemento di sfida è si può mutuare questo approccio basato sulla gestione di rischio integrato, quanto abbiamo detto, anche nel caso dell'uso delle acque reflue. L'uso delle acque reflue diventa uno strumento straordinario, credetemi, sulla fiducia per l'attuazione dei piani di gestione di distretto idrografico. Perché? Per varie motivazioni, perché affrontano il tema quantitativo, affrontano il tema del miglioramento qualitativo, si pongono anche l'obiettivo di ridurre l'infertilità. E sono tanti i limiti riguardo al riuso delle acque reflue urbane, non vado nel dettaglio per varie motivazioni, questo è il collega della Sogesit, del Ministero dell'Ambiente, Giorgio Pinesti, che mi ha dato alcune delle parti delle slide che presenta a livello nazionale. Se c'è qualcuno che ci ha posto una domanda, l'Italia è presente adesso nella fase di definizione del regolamento per l'uso delle acque reflue comunitarie. Tanti limiti sono legati a una normativa, che quella italiana avanzata, che però ha un approccio che è basato su uno standard unico per tutti gli usi e peraltro con una serie di parametri molto impegnativi. Questo è uno degli esempi, ci sono altri 43 parametri per la definizione della qualità delle acque reflue che possono essere inviate a riuso, e quindi sostanzialmente uno dei vincoli importanti è il costo economico. Allora in questo dobbiamo cercare di cominciare a ragionare in termini di impostazione dei capisaldi di quelli che possono essere i piani per la sicurezza delle acque inviate a riuso. Significa avere la capacità di leggere l'intera filiera, significa trasferire nel regolamento europeo che si sta discutendo, ci sono i capisaldi di come impostare un piano di gestione del rischio basato sulle acque, sul riutilizzo, per l'utilizzo delle acque reflue. Ci sono alcuni passaggi che sono fondamentali anche per il sistema, ve li leggo soltanto con le due parti finali. Spero che la Luciana non me le voglia, sono qui. No, vai. Valutazione del rischio dei possibili effetti negativi di lungo termine supportati da evidenze scientifiche, definizione di un set minimo di parametri, si sta lavorando per individuare dei parametri di contaminazione, di presenza di contaminanti definito, aggiuntivi soltanto specifici per il sistema considerato. Ottimo. Allora questo apre a tante considerazioni che dobbiamo farci all'interno del sistema nazionale, quindi qui c'è davvero di impostare una rivoluzione importante, questa è una rivoluzione, un cambiamento dei paradigmi dell'impostazione del monitoraggio, che deve essere sempre più coerente con le caratteristiche degli eventi e con la necessità di supportare con il monitoraggio, con la conoscenza, il sistema di gestione del rischio. Questo vuol dire avere capacità di conoscenza integrata, multidisciplinare e condivisa con tutti gli operatori sanitari e ambientali, con il coinvolgimento dei gestori. Avete visto in questo settore valutazione e riuso a corretto, il mondo è complesso degli attori che ne partecipano. Bisogna attraverso il monitoraggio cogliere quelle che sono le specificità territoriali, le conoscenze sull'impiantistica, andare dalla cultura del limite, della soglia, a una capacità di valutare le performance del sistema in generale. Comunicare e coinvolgere i portatori di interesse è fondamentale per tutti e due gli aspetti: ambiente e salute. È un cambiamento paradigmatico, più che un metodo, è uno strumento necessario, culturale, qualcuno c'è riferimento alla cultura per affrontare la complessità dei processi e le sfide del cambiamento climatico. E qua una sfida forte al sistema, abbiamo necessità di interrogarci come il nostro sistema di reporting ambientale possa meglio adattarsi a queste esigenze legate alla gestione del rischio. Grazie. Vediamo se si alza. Si sente? No. Allora, se parli più sì, funzionare. Allora, grazie intanto per questa presentazione che una volta ancora fa vedere come l'Italia possa veramente porsi all'avanguardia anche di
qualcosa che il dottor Bortoni ha chiamato rivoluzione, ma che è chiaro che, parlando di acque di balneazione, che anche quello gestisce il mio ufficio, il Ministero, per quanto riguarda il portare acque, mi scuso per ogni tanto qualche problema di tipo informatico che ulteriormente magari ritarda quelle implementazioni, quel succedersi degli eventi che spesso non è possibile arginare con interventi normativi, così anche di proibizioni eccetera, perché però tant'è, la legge c'è, va rivista, anche perché a fronte di comportamenti virtuosi vi assicuro che ce ne sono degli altri che così virtuosi non sono, quindi purtroppo bisogna... Certo, l'Italia ha un potenziale pazzesco per mettersi proprio alla guida di un processo di cambiamento come da lei descritto, e questo bisogna tenerlo bene in considerazione, perché in una possibile coalizione metterei dentro anche il MIBACT, no? perché dovrebbe essere un alleato forte in una battaglia di questo tipo. Allora, io adesso, visto che stiamo ormai con abbondanti 20 minuti di ritardo, non so se c'è qualcuno che ha proprio bisogno urgente di fare qualche domanda, alzi la mano adesso, taccia per sempre. Allora, non facciamo freddare il caffè, vi invito a accomodarvi qui fuori per una pausa che non deve durare più di un quarto d'ora, per favore, perché sennò non ce la facciamo. Ce l'abbiamo fatta. Vai. Dai, pure questa è andata. È stata dura. Quindi, in vista della coincidenza per il pranzo, dobbiamo recuperare ancora ulteriormente il tempo. Invito il dottor Bortone a presiedere a questa seconda sessione, in cui, tanto per cambiare, continueremo a rafforzare il concetto di prevenzione integrata andando sempre più sul territorio e partendo da un esempio emblematico, non solo perché era ed è, vorremmo che continui a essere, la Regina Aquarium Roma, ma anche perché, come sapete, nel 2017 è stata un territorio colpito pesantemente per la prima volta, insomma, si è parlato di addirittura razionamento della risorsa a Roma, per fortuna è stata scampata. Ricordiamo il 2017 come un anno particolarmente critico per quanto riguarda le siccità. Abbiamo avuto il 40% di approvvigionamenti idrici colpiti, 6 regioni hanno chiesto lo stato d'emergenza per siccità, oggi siamo in condizioni totalmente opposte, quindi è una prova dei cambiamenti climatici. E vediamo ora dal dottor Marzani, che è il responsabile della ASL di Roma, come il team del gestore acquedottistico di Roma ha lavorato per gestire l'emergenza insieme ad un modello di prevenzione, perché molto spesso dobbiamo partire da un'emergenza, dobbiamo partire dall'emergenza per renderci conto della prevenzione. Dopodiché lascio la parola subito dopo il dottor Marzani a Giuseppe per il proseguimento. Approfitto solo per ringraziare ulteriormente Ispra e Luciana Sinisi per la location, come si dice, estremamente gradevole e anche facile come accesso. Grazie Luca, detto della cultura. Ringrazio tutta l'organizzazione, in particolare il dottor Lucentini che mi ha coinvolto in questa presentazione, che mi ha visto lavorare tenendo presente il concetto di incomprimibilità dell'acqua, visti i tempi concessi ad ogni operazione. Il nostro è un servizio un po' particolare, che è unico in Italia. Noi ci occupiamo del controllo e della vigilanza su tutte le acque destinate al consumo umano della città di Roma e del comune di Fiumicino. Nella mia presentazione cercherò di essere molto sintetico, andrò subito al nocciolo della questione legata alle emergenze che possono presentarsi in situazioni catastrofiche relative a cambiamenti soprattutto di tipo ambientale.
intanto bisogna sempre garantire la qualità e la sicurezza, la qualità dell'acqua e la sicurezza del sistema idrico di approvvigionamento. Prima il relatore precedente ha parlato dei piani di sicurezza nelle acque di balneazione. Per noi recentemente abbiamo avuto una esperienza con il gestore dell'acqua di Roma molto interessante sul stilare il piano di sicurezza per un nuovo impianto di approvvigionamento da utilizzare soltanto nei casi di grande emergenza. Peraltro è ancora in una fase, diciamo così, non ancora autorizzato, non ancora ottenuto il benestare dell'utilizzo dell'acqua prodotta per una certa quota di cittadinanza romana. È importante il piano di sicurezza dell'acqua, come è stato prima affermato diverse volte, perché questo ci permette di valutare tutta la filiera idropotabile. Nel piano di sicurezza dell'acqua dovrebbe essere compreso anche un piano di emergenza che dovrebbe considerare la disponibilità di fonti di riserva adeguate, di interconnessione tra le diverse fonti e i diversi sistemi acquedottistici, cioè la rete dovrebbe essere interconnessa nei diversi punti e avere la possibilità anche di separare, sezionare diverse parti di questa rete. Avere quindi una ridondanza degli impianti e una disponibilità di serbatoi, di capacità serbatoi di accumulo adeguati. Vedremo successivamente come questi fattori poi influenzeranno una serie di criteri che dovranno essere adottati nel piano di emergenza. Non sono qui per presentare il piano di emergenza della città di Roma, perché sarà presentato nei prossimi giorni presso la prefettura di Roma e quindi mi sembrava corretto non anticipare nulla su questo, ma vi fornirò delle, diciamo così, indicazioni, degli accenni su quello che è stato il processo di elaborazione del piano di sicurezza. Il piano di sicurezza dell'acqua deve costantemente garantire la sicurezza del sistema. Vedete, parte dal piano di sicurezza dell'acqua ovviamente è un sistema proattivo, cioè è un sistema in continua evoluzione, perché è un sistema che deve monitorare, deve valutare i possibili cambiamenti, le possibili esigenze che possono sopravvenire in un sistema acquedottistico estremamente complesso come può essere quello della città di Roma. Questo deve considerare tutta la filiera, dalla captazione fino alla erogazione. Ho visto prima che nelle nuove linee che denoteranno i nuovi provvedimenti europei si parla anche di una valutazione proprio nei circuiti condominiali, diciamo così. Roma è una città particolare per questo, noi lo sappiamo perché spesso veniamo chiamati dagli utenti, dai cittadini a verificare la qualità dell'acqua che viene erogata a rubinetto delle abitazioni. In realtà i nostri controlli vengono fino al contatore, cioè non ci occupiamo del controllo all'interno dei circuiti condominiali. Per noi la qualità dell'acqua deve essere garantita da parte del gestore alla consegna del contatore condominiale. Quindi tutti i vecchi palazzi, tutte le vecchie strutture, tutti i sistemi acquedottistici interni, diciamo così, ai condomini, possono presentare delle anomalie e spesso veniamo chiamati perché la caratteristica della torbidità dell'acqua, la presenza di residui ferrosi è particolarmente presente in questi sistemi. Vedete alcune caratteristiche di base del piano di sicurezza, che non è soltanto quantitativo, ma è un approccio quasi quantitativo, cioè deve garantire anche non solo la quantità, l'approvvigionamento quotidiano, ma anche la qualità dell'acqua che viene approvvigionata. Ci deve essere un'analisi del rischio sistematica, con procedure riconosciute a livello internazionale e condivise soprattutto. Noi abbiamo fatto un ottimo lavoro con il gestore di Roma, vi dicevo prima, questo nuovo impianto di potabilizzazione, uno dei impianti all'avanguardia in questo senso per il riutilizzo di acqua. Un sistema deve avere dei sistemi di monitoraggio validati, che siano immediatamente accessibili, che diano immediatamente risposte.
e deve esserci un approccio condiviso ovviamente tra gli enti di controllo e il gestore. In questo voglio dire che noi facciamo parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Roma 2 e prima della prevenzione dobbiamo sempre ricordarci che c'è la promozione della salute. Ho sentito un'altra relazione iniziale come sia importante, è stata data evidenza forse non troppa all'educazione. Abbiamo sentito altri che parlavano delle future generazioni. Bene, credo che l'educazione dei giovani nel rispetto dell'acqua come elemento fondamentale di vita, di sopravvivenza, di qualità, di salute, sia fondamentale. E questo deve rappresentare un punto di partenza olistico, come qualcun altro ha detto, cioè non solo legato alla sanità, alla salute, ma anche legato alla conservazione dell'ambiente. Non dobbiamo lasciare alle future generazioni la quantità di acqua che abbiamo oggi. Dobbiamo lasciare alle future generazioni sistemi che gli consentano di avere un approvvigionamento anche di un litro di acqua in più rispetto a quello che abbiamo oggi. Ma allora vuol dire che abbiamo lavorato bene. Non lasciare le fonti che ci sono, ma cercare di capire quali sono i possibili riutilizzi delle acque che oggi noi riteniamo ormai erbe. Inoltre, sempre per il piano di sicurezza del PSA, vorrei dire che esistono delle fasi da cui non si può prescindere, la formazione del team, la formazione del team leader, sono passaggi fondamentali, così come la valutazione del rischio, che per noi rappresenta, come dire, il nocciolo duro, il nocciolo forte del piano di sicurezza. Voglio dire ancora che il piano di sicurezza dell'acqua è qualcosa di malleabile, è un processo, non finisce mai, perché poi deve essere sempre rivisto alla luce delle nuove esigenze, delle situazioni ambientali che possono variare rispetto alla fase in cui è stato elaborato. Come ci siamo mossi nell'ambito del piano di emergenza della città di Roma? Come abbiamo fatto a elaborare e a considerare il rischio per il piano di miglioramento? Così non vedo e così nemmeno. Abbiamo ovviamente stilato prima una matrice dei rischi. Vedete che il rischio è dato dalla probabilità che avvenga un evento, per la gravità di questo evento, per l'impatto. L'impatto è un concetto che vedremo dopo, riguarda il tempo di sospensione del flusso e il numero di utenti che sono arrivati nel flusso. Ora, vedete nello schema, dall'incrocio tra il livello di gravità e la probabilità che avvenga un evento catastrofico, noi possiamo trarre una situazione, una valutazione, un indice, un indicatore numerico che ci dica qual è il livello di rischio. Ovviamente da questo nasce poi, serve per definire i piani di miglioramento. Ora, accadimenti molto molto rari, se noi pensiamo, mi pare 37 anni l'acquedotto di Peschiera, insomma, eventi catastrofici fortunatamente non si sono mai verificati. Peschiera è il principale acquedotto che fornisce Roma, non solo direttamente, ma anche come sistema di diluizione di altre sorgenti, pozzi o fonti, che in realtà nella loro natura non sarebbero destinati al consumo umano. Quindi con la diluizione noi riusciamo a riportare i parametri di potabilità entro i valori previsti. E quindi il Peschiera, da quando è stato costruito, non ha mai subito eventi catastrofici, fortunatamente. Quello che però ci ha fatto acceso una piccola lucetta è stato un vicino, è stato il terremoto di Amatrice. Il terremoto di Amatrice che sta esattamente alle spalle dell'acquedotto del Peschiera. Fortunatamente non c'è stato nessun problema al sistema di captazione e quindi la città ha potuto usufruire ancora del sistema. Però ci ha messo in allerta, ci ha detto, beh, allora se succedesse di nuovo e se l'acquedotto, allora abbiamo dovuto pensare non solo al piano di emergenza, ma anche a un piano di sicurezza dell'acqua, di tutto il sistema, e quindi rivedere certe situazioni insieme al gestore, perché come dicevo prima, noi prima di tutto promuoviamo la salute, e quindi dobbiamo promuovere la collaborazione, affiancarci ai gestori e camminare con loro. Dopo viene la fase di controllo. Ho sentito ancora dire che bisogna superare la fase di controllo, i valori. Certo, per forza, se noi camminiamo insieme, forse riusciamo ad evitare le buche e sprofondare dentro. Bene, torno alla mia relazione. Vi dicevo, quindi
per la valutazione del rischio abbiamo utilizzato questo schema. Il concetto di impatto l'ho anticipato prima. Per impatto noi teniamo conto degli abitanti equivalenti, della popolazione che viene colpita, diciamo così, dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico e che viene isolata oppure presenta l'evento, crea una situazione di non più potabilità, non più uso umano dell'acqua, e in base alla popolazione colpita e in base al tempo in cui la sospensione dell'acqua viene fornita, utilizziamo un'altra tabella incrociando i dati. È ovvio che una bassa popolazione può tollerare meglio non tanto la popolazione quanto i sistemi di, diciamo così, di copertura del disagio sono più facili da coprire. Una bassa popolazione può anche per 2-3 giorni essere rifornita con autobotti, con acqua imbottigliata. E una popolazione come quella della città di Roma o come un quartiere di 500.000 abitanti è difficile che si possa supplire per 3 giorni, 4 giorni con le autobotti o con la distribuzione quindi nelle situazioni di emergenza teniamo conto della popolazione interessata e della durata del fuori servizio. Ovviamente vedete nelle fasi più gravi c'è l'intervento della protezione civile e qui in questo caso ovviamente è il prefetto, ed ecco la presentazione del piano emergenza della città di Roma nei prossimi giorni, che interviene a tutela della salute pubblica e della distribuzione dell'acqua. Che cosa bisogna fare? Quali sono le possibilità che abbiamo nell'affrontare una situazione di emergenza? Dobbiamo avere delle fonti di riserva adeguate, non necessariamente fonti naturali, ma ripeto, anche fonti sorgenti di acqua minerale. Dobbiamo avere l'interconnessione del sistema idrico, quindi dobbiamo essere in grado di poter isolare delle porzioni del sistema della rete idrica. Una ridondanza degli impianti che è direttamente collegata, punto 2, è una disponibilità dei serbatoi che ci consenta almeno di avere un'autonomia in caso di fuoriuso. Per fare questo è necessario programmare e realizzare degli interventi che siano finalizzati ad aumentare sicurezza e resilienza. La capacità di resistere, della filiera è importante perché ci dà un'idea di come possiamo affrontare certi eventi senza, darne troppo peso e troppa importanza, mentre altri potrebbero avere un impatto sulla salute molto importante. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso per la sintesi, qui vedete la complessità della rete agroalimentare della città di Roma, dalle sorgenti principali del Peschiera e le altre. E potete ben capire come un sistema come questo richiede un impegno, un'attenzione e una collaborazione tra tutti gli enti coinvolti a tutela della salute pubblica e a garanzia della qualità dell'acqua, che si siedano intorno a un tavolo e dialoghino tra di loro. Grazie. Saremmo veramente ore a sentire, Grazie tanto. Grazie. Allora io proseguirei con i lavori di questa sessione. Adesso abbiamo 4 interventi di 4 agenzie regionali, quindi andremo dal Veneto passando per la Sicilia per ritornare in Friuli Venezia Giulia e approdare in Emilia come ultima rappresentazione delle esperienze svolte dalle agenzie nell'ambito dell'integrazione del supporto ai piani di sicurezza delle acque. Luca Marchesi, credo che non abbia bisogno di presentazioni, direttore generale di ARPA Veneto, credo che sia una delle persone che ha maggiore esperienza di conoscenza di tutto il sistema agenziale a livello nazionale. Una battuta l'abbiamo fatta nei corridoi, forse per il tema, forse semplicemente è stata una coincidenza, ma abbiamo praticamente 3 direttori generali, ex anche da Marchesi, attuale direttore, 2 ex direttori generali di ARPA Veneto, e il ruolo che è stato, la richiesta che è stata data a Marchesi è stata quella di esporre
l'impegno dell'agenzia che, come vedrete, si è protratto per diversi anni e con lo sviluppo anche di un notevole bagaglio di conoscenze tecnico-scientifiche, una per tutti la ricordo, e ARPA Veneto con il suo laboratorio dà sostanzialmente supporto tecnico-scientifico a tutto il sistema agenziale per le determinazioni di quelle che sono le sostanze di cui andiamo a trattare adesso, quindi perfluorati. E ne approfitto anche per dare un'anteprima ai colleghi: abbiamo finalmente ricevuto nell'ambito dei lavori di coordinamento che facciamo in SNPA, abbiamo avuto lo standard puro del C6O4, quindi esiste, sta arrivando e su quello si partirà con la definizione. Quindi, grazie, sì, quindi a te Luca, la prima cosa che voglio dire è quello che Gran Consola lo fa sui miei predecessori, Wellington, su un tema che è diventato poi di rilevanza interesse nazionale e che io credo possa essere utilmente considerato anche in termini paradigmatici rispetto a problemi simili, analoghi, che possono presentarsi in futuro. Il tema che mi è stato affidato quindi è questo. E comincerei da questo inquadramento, quindi il tema FAS, sì, brevemente, una sostanza utilizzata fin dagli anni 50 in maniera ampia e diffusa su scala industriale, prodotti di vario genere, dal bestiario alle stoviglie, quindi, che diventano rifiuti a fine vita, che finiscono nelle discariche e generano una contaminazione diffusa. Solo in fase molto successiva l'IPA americana inizia a segnalare il rischio del cambiamento ambientale e i possibili effetti sanitari. Solo nel 2009 il FOS, quindi un congenere, viene incluso nella penicillina della Commissione di Stoccolma. Solo nel 2011 l'azienda Miten cessa di produrre FOS. Quindi solo in una fase tarda il tema emerge all'attenzione della comunità scientifica, della comunità medica, delle istituzioni. In particolare la vicenda Veneta, come avviene, come accade nel 2013, IRSA-CNR, sulla base di una convenzione del Ministero dell'Ambiente, redige uno studio sulla presenza di queste sostanze perfluoroalchiliche nei fiumi italiani. Quindi uno studio che punta a valutare la valutazione del rischio ambientale e sanitario in diversi bacini, il bacino del Po, ma anche i principali bacini fluviali italiani. Quindi arriva la segnalazione in Veneto che nelle acque superficiali del bacino di Fratta Gorgore, nelle acque distribuite all'uso potabile, ci sono concentrazioni elevate di queste sostanze. Tutto ciò avviene in un quadro in cui non ci sono limiti ambientali e non ci sono limiti sanitari. Questo studio CNR segnala anche un possibile rischio sanitario per le popolazioni. Queste sono due mappe che indicano la distribuzione come viene rilevata dallo studio CNR. Quindi vedete che il Veneto in alto a destra, sì, ha dei pallini, a sinistra abbiamo il FOA, a destra il FOS, ha dei pallini che riguardano il Delta, che riguardano la Bassa Padovana, la Laguna. Poi se risalite lungo l'asta del Po, vedete una presenza importante in Piemonte, nel Vercellese, nel Novarese, nella Lombardia, poi vedete altri pallini in giro per l'Italia. Una presenza che non possiamo già individuare, ma una presenza diffusa, quindi non un problema in generale. Cosa succede in ARPA Veneto e in Regione Veneto nel 2013? Vedete le date che abbiamo messe lì a sinistra anche in termini di giorni per rappresentare la capacità e la prontezza di risposta che il sistema pubblico veneto ha comunque avuto in quel momento. Rispetto a un problema, lo ripeto, che non era di evidenza, che non era normato, che non aveva standard di riferimento, quindi né di tipo normativo né di tipo tecnologico, anche la determinazione era complessa. Quindi, giugno 2013, 4, questa comunicazione che il Macma ci fa con la risultati della studio di SNR. Il 13, questo di pochi giorni, l'agenzia che propone alla direzione ambiente della regione la costruzione di un piano di monitoraggio condiviso, ripeto, in assenza di limiti normativi, l'informazione della direzione sanità, che si sta mettendo appunto un lavoro
di questo genere e in particolare di tipo analitico, e l'inizio di indagini ambientali. Eccolo qua, scusa troppo veloce. L'area interessata. L'area interessata, la vedete, quella più di contaminazione, riguarda tre province, un'area molto abitata, densamente abitata, tra la provincia di Vicenza, quella di Verona e quella di Padova, che include punti di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano, che riguarda, come vedete, insiste al di qua di là del limite della zona di ricarica delle falde. Viene costruita una rete di sorveglianza attivata nel 2015, che inizialmente conta 52 punti di monitoraggio con una frequenza importante, quindi l'ARPA inizia a fare un lavoro che prima qualcuno ha citato, molto, molto importante in termini numerici, no? Quindi si fanno frequenze di campionamento sul ciclo stagionale, 4 campioni all'anno in tutti questi punti, 12 volte all'anno quindi frequenza mensile, nei punti vengono ritenuti maggiormente significativi. Un lavoro che inizia che è ancora in corso. Dopo quasi 5 anni di indagine, questi alcuni elementi di conoscenza, quindi viene monitorata un'area molto estesa, 70 campioni quadrati tra queste tre province, oltre 40 comuni, 3.600 campioni, molti numeri di analisi, che danno evidenza di un fattore di presenza delle sostanze perfluoratili in concentrazioni che vengono rilevate e che vengono così rappresentate. Devo dire che il lavoro, quindi il sistema pubblico, io ho risposto bene rispetto al quadro di conoscenza parziale che esisteva allora. Per esempio, per ogni tipo di sostanza, per ogni genere, è stata costruita, questo come sono il butanoico, questo è il butan solforico, così per ognuno di questi cogeneri vengono distribuite mappe di distribuzione del plume, questo non sta girando, sì, sta girando piano piano, le immagini sono un po' pesanti, quindi come dire, un livello di conoscenza anche piuttosto dettagliato che è riferito ai singoli progeneri, che per la loro caratteristica, catena lunga, catena corta, hanno modalità di spostamento diverse, quindi sia per tempi che per distribuzioni differenti. Un quadro informativo molto dettagliato che consente di avere i tagli di elementi di pressione su singoli punti anche riferiti ai singoli progeneri. Poi ci sono esercitati i miei colleghi attuali, io sono direttore di trattamento veramente da poco, no? Quindi, i miei attuali colleghi sono esercitati anche in queste cose anche molto sofisticate, nella modellistica della falda, quindi a livello di conoscenza anche di stratigrafie. Quest'altra mappa che adesso invece mostro, che è già stata, credo, mostrata da qualcuno prima. Vediamo se gira la slide. È pesante. Questa è la modellizzazione un po' più. È bellissima. Ma il computer non ce la dà. Eccola. Ok. Questa è già stata mostrata prima, questa è una mappa che è stata costruita con i colleghi della direzione prevenzione dell'area salute della regione, che riguarda diversi livelli di impatto sanitario, quindi anche qui un tipo di cooperazione molto importante che riguarda il livello di cooperazione istituzionale all'interno del sistema regionale. Ma quello su cui volevo tornare è questo, no? Su questa flowchart che forse si legge un po' pochino, che riguarda la successione degli avvenimenti, ma poi la presentazione la lascio per una consultazione maggiore. Ma quello che volevo rappresentare è questo: il tema, come dicevo, almeno la Costituzione invariata, in attesa che ci sia la Costituzione del 116, è competenza esclusiva dello Stato, lo sapete. Quindi il tema dei diritti è un problema che va affrontato a livello nazionale. Segnalo che la Regione del Veneto, come peraltro ha detto anche recentemente il ministro Costa in una trasmissione televisiva di grande autorità, che forse qualcuno di voi ha visto, report nel settimane scorso, la Regione del Veneto si è presa anche delle responsabilità importanti rispetto alle limitazioni di limiti in alcuni provvedimenti amministrativi, che ovviamente sono stati oggetto di ricorso. Quindi, questa scala di problemi è una scala di problemi che va affrontata dal sistema pubblico nella sua complessità.
In questo la cooperazione tra il sistema di agenzie, ISS, Ministero dell'Ambiente, Ministero della Salute, che noi ospitavamo, per fortuna ti ricordi, anche quando con Argentini c'è anche tu a Bologna, sì, un paio di anni fa, quando dicevamo dobbiamo costruire una relazione più positiva, più costruttiva e più continua tra i livelli istituzionali, va fatto a livello verticale tra ambiente e salute, va fatto a livello orizzontale tra istituzioni a livello nazionale e internazionale. Quindi noi abbiamo fatto dei lavori molto interessanti. Un'altra cosa che volevo riprendere, cosa si può fare per evitare, cercare di evitare altri casi di temi? Allora, inutile, questo è un pubblico credo abbastanza di gente informata sul tema, no? Per cui i contaminanti emergenti ce ne sono tanti. C'è anche un tema tecnologico, cioè oggi noi osserviamo, per capacità di detection che si è evoluta nei laboratori pubblici, per capacità di determinazione, sostanze che c'erano anche prima, ma oggi siamo in grado di rilevare. I laboratori delle agenzie ambientali iniziano ad avere tecnologie che consentono l'iniezione diretta e non la filtrazione dei campioni, quindi di osservare nei campioni di acque quantitativi infinitesimamente piccoli che prima non si rilevavano. E quindi questo disvelerà nei prossimi anni una serie di presenze diffuse di contaminazione delle acque che in Friuli Venezia Giulia, l'ultima regione in cui ho lavorato, per esempio, hanno fatto trovare dei metaboliti della trazina, che in Veneto hanno fatto rilevare il PAS. Ma poi ci sono altre famiglie, i ritardanti di fiamma, i plastificanti, i farmaci, le droghe, gli ormoni. Quindi allora c'è un tema complessivo di posizionare l'attenzione del decisore pubblico a livello politico, a livello istituzionale, amministrativo, a livello tecnico, su uno scenario in forte evoluzione che la tecnologia analitica farà accelerare ulteriormente. Questa è una priorità del sistema pubblico italiano. E non solo, perché il rapporto, ad esempio, con la European Chemicals Agency, su citare prima Rich, cioè, è necessario costruire un sistema di informazione, di allerta, che viene anche da livello europeo. Qualche giorno fa, sempre con la puntata di Report che citavo prima, l'intervistatore a un certo punto fa emergere questo ruolo dell'European Chemicals Agency. No? Rileva o non rileva? Segnala per tempo oppure no? Con la risposta del funzionario dell'Agenzia Europea che dice: beh, non possiamo certo immaginarci che la sostanza venga messa in commercio quando tutte le prove sono state fatte. Ecco, allora questo è un elemento di criticità, però. Quindi un sistema deve essere in grado di segnalare con grande anticipo le criticità. Che cosa si può fare intanto dal punto di vista più piccolo di agenzia come la nostra? Allora, noi abbiamo lavorato, ho detto, la Regione del Veneto ha lavorato anche prendendosi responsabilità molto forti rispetto alle limitazioni di limiti e provvedimenti autorizzativi sul complesso dei procedimenti e sul complesso dei provvedimenti amministrativi, le AIA. Lì si può fare certamente un lavoro sulle autorizzazioni, magari utilizzando il concetto delle autorizzazioni integrate ambientali, quindi del miglioramento tecnologico continuo, quindi delle PAT, di lavorare sui cicli produttivi. È chiaro che per far questo serve anche una forte interlocuzione col mondo della produzione, quindi con gli operatori economici e industriali. Si può, si deve rafforzare il sistema di monitoraggio ambientale con riferimento alle sostanze emergenti, sapendo che vi è tecnologia di evoluzione. Da questo punto di vista, l'elemento della legge 132 che presidia il mio amico Bortone, che è la rete nazionale dei produttori accreditati, è un elemento di forza notevolissimo. Altrimenti ci troviamo sempre nella situazione, Alessandro Gratti, del rapporto pesticidi che confronta situazioni in cui non in tutti i territori i soggetti pubblici sono in grado di affrontare le complessità di questa materia con la stessa attenzione che ha mostrato la Regione del Veneto. Allora, noi dobbiamo saperlo come sistema pubblico complessivo e mettere a valore anche la rete dei laboratori. Chiudo dicendo che nel partenariato pubblico-privato e nella cooperazione tra soggetti pubblici e ambiente e salute si gioca molto della capacità di offrire una risposta collettiva su questa cosa, in cui il caso FAS, Michelin FAS, è, penso, un paradigma complessivamente molto positivo, eccellente di riferimento. Vi ringrazio. Una
palestra, una palestra impegnativa quella delle questioni legate al fax. Grazie per aver richiamato le problematiche relative ai contaminanti emergenti, il ruolo del RIC, dell'ECA. Credo, adesso bisognerà svilupparlo e dettagliarlo, però l'esempio dei piani di sicurezza delle acque vada nella direzione anche di affrontare questi temi in maniera integrata. Come si diceva, allora passiamo adesso all'esperienza dell'ARPA Sicilia, il sistema acquedottistico Fanaco si dice, sì, Fanaco, ho sbagliato l'accento, invece non sbaglio l'accento, la dottoressa abita nell'ARPA Sicilia. Bellissimo, questo sembra... Vabbè, svelerò un mistero, ma in separata sera, non in sede pubblica. Dottoressa abita, scrivo scusa. Ok, grazie, buongiorno. Grazie per averci invitato e per venire a raccontare un po' questa esperienza che abbiamo fatto insieme soprattutto al dottor Lucentini, ma tutto al team di progetto. Parto un po' da quelle che sono le fonti superficiali destinate alla produzione di acqua potabile in Sicilia. Sono 18, sono tutti invasi tranne uno, il fiume Eleuterio. Non tutti sono già classificati. Quelli classificati sono classificati in A2, tranne il fiume Eleuterio, che è l'unico corso fluviale che appunto è in A3. L'ARPA svolge su queste fonti sia il monitoraggio dei bandi della direttiva 2060 che quello derivante all'articolo 80 del decreto 152, quindi per valutare la conformità della classificazione. Questi sono un po' i risultati ultimi, sia relativamente allo stato di qualità, quindi stato ecologico e stato chimico, che alla conformità di classificazione all'anno 2018. Le norme sono diverse, i parametri sono diversi e la ratio delle due norme è anche quella diversa, però un confronto è anche interessante. Come si vede, abbiamo alcuni invasi che non risultano conformi alla classificazione, ma che sono in realtà in stato ecologico buono e in stato chimico buono, e tra questi in vaso Scanzano, Piana degli Albanesi, Caccia e Prizzi. Al contrario, in particolare in vaso che poi andremo a studiare, l'invaso Fanaco è conforme alla classificazione, ma risulta in stato ecologico sufficiente e stato chimico non buono. In realtà, valutando la possibilità di conformità alla classificazione A3, abbiamo due degli invasi, il Garcia e il Prizzi, che risulterebbero conformi alla classificazione A3 e quindi in qualche modo coerenti allo stato ecologico buono. È chiaro che la classificazione A3 ne consegue una potabilizzazione, un impianto di potabilizzazione con un sistema più spinto. L'invaso Scanzano, invaso Piana degli Albanesi, invece serve comunque non conforme alla classificazione 3 per la presenza di coliformi, parametro microbiologico che non si tiene in considerazione nella valutazione dello stato ecologico. Analogamente, l'invaso Fanaco, che abbiamo detto che è conforme alla classificazione A2, non lo è per lo stato ecologico e per lo stato chimico. Sullo stato ecologico, per il valore dell'LTLEGO, in particolare trasparenza e ossigeno, che non sono parametri previsti nella valutazione della conformità, e per lo stato chimico, per la concentrazione, superamento della concentrazione massima ammissibile del piombo. Da notare che lo SCA del piombo per la direttiva 2060, quindi per il decreto 172, è 14 microgrammi litro, mentre il valore imperativo previsto per la conformità è 50 microgrammi litro. Questo perché? Lo dico per evidenziare un po' delle discrasie che ci sono tra i limiti di alcune normative che forse meriterebbero una riflessione per essere un po' informate. Ma andiamo all'obiettivo, anche al racconto della nostra esperienza nell'ambito del DM del 14 giugno 2017. Questo DM, che recepisce la direttiva 1787, prende, diciamo, anche un grande merito, a mio avviso, la valutazione di tutta la filiera idropotabile, quindi dall'abluzione, trattamento, distribuzione e stoccaggio della gestione delle risorse idriche. Noi, appunto, come dicevo prima, abbiamo partecipato come membro del team del piano di sicurezza dell'acqua del sistema idropotabile Fanaco Leone,
e abbiamo contribuito ovviamente fornendo tutti i dati di qualità delle storiche per quanto riguarda le acque superficiali sotterranee, per quanto riguarda tutti gli impianti presenti nel territorio e anche nell'elaborazione dello studio di lotta proprio per la valutazione del piano sicurezza. Questo è l'area di buffer di interesse che diciamo prende in considerazione, infatti intercetta tre province diverse, Palermo, alcuni comuni chiaramente, Palermo, Agrigento e Caltanissetta, e dai nodi principali c'è una distanza di 10 km, mentre da quelli secondari, che sono evidenziati in celeste, 1 km. Gli invasi che sono stati presi in considerazione sono il leone e il fanaco, che fanno parte di questo sistema diciamo acquidottistico, che hanno caratteristiche diverse, come qua riporto M2-I3 per il caso del leone, quindi con una profondità inferiore a 15 metri, M4-I1 per quanto riguarda il fanaco, quindi con una maggiore profondità. Questo è lo stato di qualità più in dettaglio di entrambi i corpi idrici. Sono ovviamente dei corpi idrici fortemente modificati. Nel caso del fanaco abbiamo, come detto prima, uno stato ecologico sufficiente. Nel caso del piano del leone lo stato ecologico è buono, ma entrambi hanno uno stato chimico non buono, sempre per il superamento della concentrazione, lo standard di qualità, concentrazione massima ammissibile per il piano. E su entrambi gli invasi facciamo anche la valutazione della classificazione, che in realtà è presente per il fanaco e non per il leone, il quale non è stata ancora attribuita, magari anche se ci sono diversi anni di analisi completa in tal senso. Il fanaco negli anni ha avuto un comportamento diciamo altalenante, in particolare nel 2015 non è stato conforme per streptococchi, fecali, salmonella. E sul leone diciamo, abbiamo una conformità alla classificazione A3 dal 2014, che però comporterebbe appunto un impianto di ipotropizzazione adeguato. Proprio per questo dubbio, non solo su questi due invasi, ma su tutti quelli che vi ho fatto del 18 che vi ho fatto vedere prima, nel 2017 siamo andati a valutare insieme al Dipartimento Sanità i dati delle aziende sanitarie che fanno le analisi dopo ovviamente i potabilizzatori, perché in Sicilia non se ne occupa ARPA. E diciamo che sia a valle del trattamento del potabilizzatore di Santo Stefano di Ustina che di Piana Amata, dove vengono adotte le due acque, i parametri risultavano conformi. Da notare però che la salmonella non è un parametro obbligatorio nel decreto 31, quindi non veniva normalmente monitorata. Anche questo per mettere in evidenza l'importanza, la necessità di un coordinamento sia normativo che anche delle diverse strutture pubbliche che fanno questa attività di monitoraggio e controllo. Siamo andati quindi a fornire tutti i dati delle acque sotterranee dal 2011 al 2017 che intercettano il nostro buffer. Vediamo che quelli in verde sono in stato puntuale buono, quello in rosso invece scarso, che solo una intercetta un pozzo, intercetta diciamo l'area di buffer di nostro interesse, e questa stazione denominata Keiko, per il quale i parametri di superamento sono ammonia, conducibilità e solfati. In realtà i corpi idrici che intercettano quest'area sono 7 come corpi idrici e 2 risultano, seppur non nei pozzi ricadenti nel buffer, risultano in stato di qualità scarso per i parametri qui evidenziati, che poi sono quelli che si ritrovano più frequentemente in tutti i corpi idrici sotterranei e non della Sicilia, che non hanno uno stato di qualità buono, cioè nitrati, cloruri, solfati, ammoniaca, metalaxili, perché anche i pesticidi sono un problema nel nostro territorio, soprattutto in alcune zone. E nel bacino di Caltanissetta, il corpo idrico del bacino di Caltanissetta, abbiamo anche il tricloroetano, PCB, fluorui, otticlorurini, nitrati, conducibilità. E questa è diciamo, l'individuazione dei corpi idrici con stato di qualità scarso in rosso e quelli buono in verde. Altro dato che abbiamo messo quindi a sistema, è quello riguardante gli impianti di rifiuti presenti nel territorio e quindi le attività che abbiamo fatto su questi impianti di rifiuti.
e i siti contaminati che vedete indicati con i pallini rossi, ovviamente anche gli impianti di depurazione delle acque che quelli interessati riguardano tre province, come detto prima, e qui sono riportati un po' i numeri presenti sul territorio tra quelli funzionanti e non funzionanti suddivisi per abitante equivalente. È indicativa questa tabella che ci fa vedere che soprattutto la Regente e Caltanissetta quasi ogni ispezione praticamente ci dà una non conformità degli impianti, che diciamo la dice lunga su quello che viene scaricato nei corpi idrici. Questa è l'ubicazione all'interno dell'area di buffer e qui ancora gli impianti di trattamento sempre di reflui urbani suddivisi tra quelli funzionanti e quelli non funzionanti. È il mio, altro dato relativo agli impianti in AIA, in autorizzazione integrata ambientale, e su questi, che sono peraltro quasi tutti impianti di trattamento rifiuti, abbiamo anche evidenziato le criticità che sono venute fuori dalle ispezioni. Non mi soffermo sulla matrice che è stata già descritta precedentemente, da cui sono state elaborate le matrici di rischio, che riporto solo così a titolo di esempio, quelle che riguardano l'aspetto del, per esempio, della salmonella collegata alla presenza di impianti di allevamento sul territorio e quindi le misure di controllo previste oltre alla valutazione dell'impatto del rischio, e anche le concentrazioni di manganese, ferro e di piombo che abbiamo visto evidenziare nei corpi idrici superficiali, e anche in questo caso una valutazione di maggiore monitoraggio. Concludendo, cose tutto sommato già dette ampiamente nella giornata, ma le ripeto per concludere, la necessità, a mio avviso, di una riflessione su una revisione delle normative riguardanti le acque, anche se nascono da problematiche differenti, la grande potenzialità dei dati ambientali di cui le ACPA dispongono, che sono molto più potenti, molto più importanti, se vengono messe a sistema chiaramente con le strutture, la gestione e soprattutto con come questo convegno poi vuole andare a sottolineare per quanto riguarda la sinergia tra ambiente e salute. Grazie. Grazie. Ancora scusa per aver storpiato gli accenti, no, mi veniva in mente anche in relazione alla conclusione ringraziare la dottoressa Abita e la, tutta l'ARPA Veneto, Sicilia. Sei concentrato sulla tua. È l'accento che aveva distrutto, non perdiamo tempo che siamo mezz'ora di ritardo. No, è stato organizzato un bel evento in ambito Asso ARPA, questo direi non rileva, come dicono alcune persone più autorevoli di me, su ambiente salute. Lì è stata una bella palestra in cui appunto si è cimentati sul confronto, su una partecipazione molto attiva, un ottimo clima, si dice anche questo organizzativo, e un bel clima di costruzione di un percorso insieme ambiente e salute. Nel dire questo do la parola alla dottoressa ingegnere, dottoressa, no, nessuno è perfetto, diceva quello. Anna Luttman, che è il direttore tecnico di ARPA Friuli Venezia Giulia, una recente nomina alla direzione tecnica di ARPA Friuli Venezia Giulia. Di recente ho avuto l'onore di partecipare a un incontro di presentazione dei piani di sicurezza delle acque in Friuli, un bel esempio. Lì abbiamo delle società sostanzialmente in house, sono piccole realtà di gestione molto efficaci e efficienti. Quello che mi ha lasciato veramente un bel segnale è quello che, ancora una volta, il piano della sicurezza delle acque è diventato una buona palestra su cui ci si è cimentati nel coordinamento e nell'aggregazione delle impostazioni gestionali. Quindi credo che Anna si racconterà un po' l'esperienza in cui ARPA Friuli Venezia Giulia ha avuto un ruolo di promotore di questa attività sui piani di sicurezza delle acque Friuli Venezia Giulia. A te la parola, Anna. Sì, sarò velocissima anche perché tantissime cose le ho già sentite, quindi i tempi sono stretti e salteremo
tantissimo della presentazione. Mi preme anche far presente che ci sarà un piccolo video, perché io, come ho detto, sono la neonomina e mi sembra opportuno far vedere e sentire la voce dei veri protagonisti di questo. Ci speravo, perché sì, è bellissimo. C'è il video, l'ho accorciato il più possibile perché erano 15 minuti solo di video. Ci sarai anche tu, un pezzettino. E sentirete la voce dei protagonisti, di coloro che ci hanno lasciato in eredità questo modello che dovremmo portare avanti, e questa è la criticità maggiore che andiamo a riscontrare in Friuli Venezia Giulia, non la volontà di lavorare assieme, ma proprio la criticità nel portare avanti quello che chi prima di noi ha seguito il Water Safety Plan. La nostra è una regione piccolissima, abbiamo 1.200.000 abitanti e abbiamo però 7 gestori del sistema idrico integrato, distribuiti su una regione veramente piccola. Qual è stato il goal? Sì, noi abbiamo giocato di squadra, la regione, con i 7 gestori, con l'unica autorità d'ambito, perché in Friuli Venezia Giulia ce n'è una sola dal 2016, è l'ARPA. L'ARPA che ha svolto un ruolo fondamentale sia per le conoscenze e le competenze, anche come moderatore durante il percorso. Questa è la nostra regione e questi sono i gestori, 7 gestori che hanno partecipato. La prima cosa che è stata messa sul campo, appunto, è la volontà di fare squadra. Per fare squadra i 7 gestori hanno condiviso la volontà di firmare assieme un patto dove avrebbero messo a disposizione tutti i dati al loro possesso per poter poi produrre quello che sarà e diventerà il modello regionale del Water Safety Plan. E il protocollo è stato condiviso da tutti, e in questo protocollo si è condiviso anche di procedere ulteriormente, cioè di aggiornare assieme tutto il procedimento che è stato portato avanti. Quindi il nostro compito, ripeto, è l'appunto critico, sarà quello di mantenerlo ed aggiornarlo. Come è già stato detto, c'è un team leader, sono stati fatti tutti i gruppi per pianificare, per verificare il sistema e valutare il rischio, e poi tutti i due gruppi che cercano di seguire la comunicazione e danno l'andamento chimico della situazione della qualità delle acque. Vediamo qual è stato il ruolo fondamentale di ARPA. Vado veloce, appunto, perché vi hanno già spiegato cos'era un Water Safety Plan. Come vi è stato detto prima, l'ARPA ha delle conoscenze sulla qualità dei corpi idrici e quindi è stata inserita nel gruppo delle captazioni grazie a tutti i risultati analitici elaborati negli anni attraverso la rete di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei e superficiali. In Friuli Venezia Giulia le acque e punte degli acquedotti sono principalmente gestite tramite captazione ad uso sotterraneo, non tutte, però lo vedremo dopo. L'ARPA ovviamente fa le analisi delle pressioni, gestisce le autorizzazioni e ha conoscenza di informazioni utili per capire quali potrebbero essere gli sviluppi futuri sulle zone di ricarica degli acquiferi ad uso acquedottistico. In Friuli Venezia Giulia l'ARPA segue anche col proprio laboratorio, che fa parte del laboratorio per SNPA, laboratorio accreditato, per segue le analisi proprio sulle acque potabili, ovviamente in accordo con l'azienda sanitaria. L'altro gruppo dove è stata inserita l'ARPA è il gruppo metodologico, gruppo che è stato costruito fondamentalmente per dare coerenza di lavoro a tutti i 6 gruppi che avete visto prima, soprattutto i quattro gruppi che dovevano fare la valutazione del rischio nei punti critici, cioè captazione, rete di distribuzione, potabilizzazione e anche il telerilevamento, cioè come i dati dei punti critici ritornano, come vengono segnalati. Sono stati evidenziati ovviamente parecchi punti di forza, però quello che mi preme sottolineare, non ve li leggo tutti, è stato la collaborazione degli enti di controllo, l'ARPA, i controllori, e dell'autorità competente, che in questo caso è la regione,
e i gestori. Mi dispiace non poter far vedere tutto il video, ma quello che si può vedere, magari ve lo daremo, dove i ragazzi dei gestori che hanno seguito nei vari gruppi hanno capito che il controllore, l'ARPA e l'autorità competente della regione lavoravano assieme a loro, che avevano un unico obiettivo, l'igiene e la salute dell'uomo. Non c'è nessuna volontà a essere punitivi, ma semplicemente a cercare di fare squadra, ripeto, per un unico gol, il benessere di tutti. E questa parte purtroppo non la vedrete, ma veramente è stato il gol della squadra che abbiamo messo in piedi, che chi è arrivato prima di me ha potuto destare. È stato messo a punto un linguaggio comune per gestire il rischio, è stata la cosa fondamentale, perché la captazione di nodi, di internodi, mi dispiace entrare troppo nei termini del Water Safety Plan, dovevano avere lo stesso nome. Quindi tutti i gestori hanno condiviso proprio il linguaggio comune per costruire una matrice di rischio chiara a tutti e univoca nel Friuli Venezia Giulia. È stato subito testato questo, il Water Safety Plan, e purtroppo ho subito dato il primo scricchiolio. No? Saprete tutti, alla fine di ottobre 2018, il Friuli, il Veneto, sono state colpite da una tempesta detta tempesta Vaia, che se non vale in portoghese vuol dire donna di ricchina, una donna un po' come traduzione, che ha fatto dei danni complessivi per 615 milioni, che sono un trasporto solido anomalo. Gli alberi che sono stati sradicati di fatto hanno portato nei corsi d'acqua una quantità di solido grosso, cioè tronchi interi, che hanno impattato sui corsi d'acqua. Abbiamo avuto centrali idroelettriche sventrate, sono riuscite a distruggere i tronchi d'acqua, addirittura le paratoie di sollevamento, veramente hanno avuto situazioni particolari. Questa è la zona di Pordenone, una delle poche servite anche d'acqua superficiale, dove c'è un utilizzo virtuoso di quello dell'acqua. L'acqua viene utilizzata sia per scopi idroelettrici, sia per scopi di laminazione, sia per scopi di irrigazione, sia per scopi di potabilizzazione. In particolare, questa è la diga di Navelis. Da questa diga parte l'adduzione dell'acqua per irrigazione e c'è una piccola derivazione, più derivazioni, ad uso idropotabile. A seguito di tutti questi tronchi che sono stati immessi, soprattutto nella diga di Valchis, i tronchi d'alberi sono arrivati in quantità massiccia e alcuni sono anche precipitati. E la diga ha fatto delle operazioni che ripete rutinariamente da quanto esiste. Queste sono le dighe che esistono dagli anni 50, se non anche prima. Cioè abbassare a fine gennaio, ottobre è successo l'evento, il livello minimo dell'acqua. Questo abbassamento del livello ha prodotto, probabilmente a causa proprio di un aumento della concentrazione di alcune sostanze, le dico probabilmente perché non le abbiamo identificate, sostanze dovute alla macerazione del legno che era precipitato, probabilmente di insulfonati e composti similari, che una volta immesse nel circuito dell'acquedotto, e solo a seguito tra l'altro della clorazione davano uno o più composti, quindi sicuramente sono molecole che vengono ossidate, perché il cloro ossida e di conseguenza sono molecole che reagiscono e danno prodotti sgradevoli esclusivamente con la clorazione, un sapore all'acqua talmente sgradevole che la popolazione ovviamente ha iniziato a protestare in maniera massiva. Si trattava di circa 15.000 abitanti e a questo punto impossibilitati proprio per il sapore dell'acqua a non berla. Il Water Safety Plan a questo punto avrebbe previsto tutto ciò? No, non l'aveva previsto, perché non era stato considerato ancora l'effetto dell'impatto, cioè il rischio che succeda, la probabilità che succedesse una cosa di questo tipo era molto molto bassa. La torbidità, scusate, il sapore era un rischio, una gravità considerata anche bassa, quindi due numeri bassi danno un numero basso moltiplicato per loro, però non avevamo in questo modo considerato un evento di questo tipo, che comunque vedendo le tabelle di Roma prima sarebbe stato anche lieve, perché 15.000 abitanti ci cascavano finito il tempo,
ci cascavano proprio nel fatto lieve. Quindi questo ha permesso di condividere quello che era successo e rimettere in gioco l'aggiornamento nei tavoli condivisi per l'elaborazione del Water Safety Plan. Quindi, ripeto quali sono state le criticità, l'unica che secondo me rileva in questo momento per il futuro è proprio il continuare a portare avanti questo protocollo univoco affinché i 7 gestori non ritornino a dare ognuno per la propria strada e qualcuno rimanga indietro, perché nessuno deve rimanere indietro. Vi faccio vedere, spero che parta, il video dove vedrete i protagonisti effettivi di questa esperienza, devo dire unica. Io la seguivo in regione all'epoca come direttore del servizio di gestione risorse idriche e quindi come un'altra veste. Ecco qua il gioco di squadra per fare gol. Della nostra bellissima regione, che vi invito a venire a visitare. Questa è la nostra laguna. L'impegno che una società dà all'acqua potabile è davvero un indice di civiltà, un indice anche di tecnologia, ma io direi prima di tutto è un valore che diamo alla persona, ai suoi diritti, al diritto di avere salute e essere in grado di poter bere in sicurezza. Adesso vedete l'ingegnere Tuzzi, che era colui che mi precedeva nel mio ruolo e per noi è una carica fondamentale come consigliere di cui Venezia Giulia. Franco, a te ricordi come siamo arrivati a un piano per la sicurezza idropotabile condiviso tra tutti i gestori? Cosa ricordo? Era dicembre 2017, convegno sulla sicurezza dell'acqua tra i relatori con Celacqua, mi inviti. Ma sei invitato a una rotonda? Dopo mi hai chiamato una tavola rotonda, hai recuperato, dai. Risporto che una tavola rotonda mi ha fatto male. È colpa, sono l'agenzia per la protezione dell'ambiente sulla questione della protezione dell'acqua. E ho detto due cose. La prima, un acquedotto ci si mette 30 anni a fare. E secondo, per capire, scoprire una molecola nuova, una nuova sostanza che per il cambiamento si mette in uso. Questa è differenza di tempistica che non trovano nemmeno per superare. E lì ti ho dato un bigliettino per cercare di cogliere gli spunti che erano emersi durante l'incontro. E lì ti ho detto, piano di lavoro, tempi e protagonisti. Ma tu hai visto che poi io ho rilanciato subito il tavolo con tutti i miei colleghi direttori e abbiamo posto le basi per un lavoro condiviso insieme con l'ARPA, insieme con la direzione salute. E guarda che non è facile, in una regione anche piccola con queste complessità orografiche, con 7 gestori, aver costituito questo gruppo di lavoro. Ma io credo una cosa importante, che tante competenze diverse in realtà hanno determinato un prodotto nuovo, che non è facile. Sì, un prodotto nuovo che ha consentito a tutti i gestori di fare un lavoro assieme, nessuno è rimasto indietro, questo è veramente un grande risultato. E noi siamo contenti con l'acqua perché siamo qui. È stata una bella idea, è stata una bella idea. Avanti così. Purtroppo sì. Però io mi fermo qua, anche se vi vado avanti. Grazie davvero. Sì, il video vi invitiamo a vederlo anche perché è la fase successiva. Una volta che rinforziamo la nostra fiducia nelle acque di rubinetto, delle zone d'ombra esistono ancora, dobbiamo dircelo, ma ci si lavorerà, lo vedremo anche nella relazione di Utility Italia, però poi dobbiamo far convincere i consumatori a bere acqua di rubinetto, che è la fase successiva. Questo tipo di informazione è sicuramente la parte nuova. Andiamo velocemente cercando di recuperare il tempo dal dottor Zinoni, che
ci racconta l'esperienza, in realtà l'expertise del geologo. Approfitto mentre fa partire la presentazione per dire che un altro aspetto dei piani di sicurezza dell'acqua, possiamo dirlo, lo dico diciamo mio malgrado, è il ringiovanimento degli expertise anche all'interno degli acquedotti. Molti geologi che non sempre erano presenti negli acquedotti ora sono assunti, e questo è un altro aspetto importante che va verso la prevenzione. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Se vuoi portare qua. Allora, il mio intervento riguarda l'esperienza dell'Emilia Romagna per quanto riguarda l'utilizzo delle acque sotterranee in relazione alla valutazione del rischio. Allora, a livello nazionale sappiamo che circa l'84% dell'acqua potabile viene presa dalle acque sotterranee, in Emilia Romagna siamo intorno al 67% circa, quindi è sempre la parte prevalente. Sappiamo che sostanzialmente per applicare un sistema di valutazione del rischio a protezione delle acque destinate alla potabilizzazione, le prime regole sono quelle di applicare la direttiva quadro sulle acque, quindi applicare un sistema di monitoraggio dei corpi idrici, definire le aree di salvaguardia delle risorse idriche e definire nel nostro caso le zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari. Complessivamente utilizziamo un sistema che si basa sull'analisi e la conoscenza delle pressioni da una parte, dall'altra parte la valutazione dello stato dei corpi idrici, e l'interazione tra queste due parti di sistema permette di mettere a punto delle strategie, degli interventi o per conservare la buona qualità delle acque oppure per definire strategie per migliorare la qualità dei corpi idrici. Un sistema nel quale è molto importante riuscire a fare la corretta classificazione. Questo vuol dire riuscire a determinare quelli che sono i valori di fondo naturale che possono essere anche superiori agli standard di qualità ambientale. Perché? Perché se non conosciamo quelli che sono i valori di fondo naturale potremmo utilizzare risorse economiche sproporzionate e fare azioni che alla fine non hanno nessuna efficacia. Quindi è un sistema complesso che va gestito. Nella nostra attività ovviamente utilizziamo quelli che sono gli indirizzi tecnici messi a punto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, sia per quanto riguarda l'analisi delle pressioni, sia per quanto riguarda la valutazione dei valori di fondo naturale. Noi ad oggi abbiamo praticamente classificato tutti i nostri corpi idrici. Sia per quanto riguarda l'analisi dell'andamento della qualità del corpo idrico, quindi riuscire a capire se le azioni messe in atto sono azioni che stanno dando dei risultati o se bisogna intervenire in modo diverso. Abbiamo un elemento di criticità all'interno della nostra regione. L'elemento di criticità è dato dal fatto che la zona di rifornimento di tutte le acque sotterranee, sia le acque libere che le acque confinate, praticamente si trova nella zona pedicolinare, zona di conoide e alta pianura. È la zona nella quale abbiamo anche tutti i pozzi di prelievo delle acque destinate alla potabilizzazione. Quindi è una situazione molto delicata anche perché, come si vede da questo slide, è praticamente l'area dove c'è la massima pressione antropica da una parte, sia in termini abitativi, sia in termini di attività produttive. Abbiamo anche delle produzioni di qualità, ricordo solo la Salesia di Mignola, una su tutte, e quindi una forte pressione anche da parte dell'agricoltura, e è la zona dove sostanzialmente il terreno è più permeabile e abbiamo le principali situazioni di degrado della qualità dei corpi idrici sotterranei. In questa figura potete vedere quelle che sono sostanzialmente le zone a scarsa qualità delle acque e le zone che sono a qualità delle acque buone. I pozzi si trovano in entrambe le parti, sia dove abbiamo una scarsa qualità delle acque, sia dove le acque sono buone. A questo punto è necessario definire in modo corretto quelle che sono le pressioni che possono insistere sull'area nella quale sono collocati questi pozzi, in entrambi i casi, perché in entrambi i casi abbiamo delle situazioni dove
a monte o a valle ci possono essere condizioni idonee per il rifornimento a uso potabile e altre dove non lo sono. Questo non sempre si è fatto perché la classificazione dipende dal fatto che più o meno il 20% dei campionamenti rientrano all'interno degli standard di qualità oppure no. Quindi questo 20% fa scattare la classe di qualità. Ma questo non vuol dire che i pozzi di strona da una parte o dall'altra sostanzialmente sono in zone contaminanti oppure in zone di buona qualità. Per poter lavorare meglio, a questo punto stiamo lavorando utilizzando modelli numerici basati sull'idrodinamica dei corpi idrici e valutare correttamente se quelle che sono le aree di tutela, di rispetto e di protezione sono aree nelle quali insistono sostanzialmente delle pressioni che possono compromettere il corpo idrico oppure no. Fatto attraverso una delimitazione che tiene conto dell'idrodinamica del corpo idrico e non sostanzialmente della classificazione geometrica delle aree intorno al corpo idrico come prevede ad esempio la normativa. Questa è un'attività che stiamo portando avanti, questa qui è un'altra esperienza che riguarda ad esempio la ricarica artificiale di una falda che si trova nella comune del Marecchia, a Rimini. È un'esperienza molto interessante perché sostanzialmente anche in una situazione come quella del 2017 con una crisi idrica conclamata in quella regione abbiamo visto che quantità e qualità sostanzialmente di quel corpo idrico erano idonee a quelli che erano gli obiettivi per i quali siamo intervenuti. È una soluzione che potrebbe essere una soluzione interessante per tutte le altre aree di Conoide dove abbiamo a monte una qualità dell'acqua superficiale idonea a poter rifornire falde attraverso interventi di complessivamente in Emilia-Romagna abbiamo 135 corpi idrici sotterranei, 733 le stazioni monitorate, ma sono oltre 1300 i monitoraggi passando dal 1976, oltre 47.000 misure del livello delle falde, oltre 18.000 campionamenti di acque sotterranee e con un set di parametri chimici che vale da 27 a 125 per ogni punto di campionamento. Quindi direi una situazione monitorata in modo massivo. Concludo dicendo che per quanto riguarda l'applicazione dei piani di sicurezza sulle acque, stiamo lavorando per una conoscenza sempre più dettagliata delle caratteristiche delle fonti di approvvigionamento attraverso dei piani di monitoraggio delle pressioni e la realizzazione di un catasto completo per quanto riguarda tutte le pressioni che insistono intorno ai corpi idrici, una delimitazione delle aree di rispetto utilizzando modelli idrodinamici, un sistema di monitoraggio delle acque potabili sia superficiali che sotterranee abbastanza dettagliato, e un sistema di valutazione del rischio finalizzato alla stima della probabilità e gravità di eventi pericolosi e l'ottimizzazione dei controlli, basato anche sulla messa a punto di un portale dedicato alle ASL locali per poter verificare quella che è la situazione sostanzialmente delle acque potabili all'interno della rete complessiva. Abbiamo ancora molta strada da fare, direi, però tutto sommato credo che buona parte di questa strada l'abbiamo già percorsa. Allora passo. Io ringrazio davvero tutti per gli interventi e mi scuso a nome dell'organizzazione per aver compresso davvero troppo i tempi, ma la volontà era proprio quella di parlare tutti perché il primo messaggio che ribadisco è la partecipazione in ambiente e salute. Con questo spirito invitiamo il prossimo relatore direttamente nella tavola rotonda. Apriamo la tavola rotonda e quindi pregherei il dottor Bratti e in sostituzione del dottor Damario che sta lavorando al piano vaccinale, ma ve lo dirà meglio il dottor Rossi, a presiedere la tavola rotonda. E ringrazio ancora tutti e i relatori della tavola rotonda possono essere intanto accomodati. Eccolo. Non sono credo ci sia Erasmo. Allora, buongiorno a tutti. Nel cercare di rispettare i tempi non ce la facciamo più, ma sicuramente nel provare in un qualche modo a rendere sostenibile la giornata di oggi, direi di accelerare un po' la tempistica.
dando subito la parola, ma volevo dire però due cose, scusate al volo, che magari poi avremo modo di riprendere. Innanzitutto è importantissima la giornata di oggi, ringrazio tutti coloro che ci hanno lavorato, sia di ISPRA che dell'Istituto Superiore di Sanità. Dicevo, abbiamo due questioni molto cogenti e molto su cui insomma forse un'ulteriore riflessione dobbiamo fare e saremo costretti a fare. Uno riguarda il flusso dei dati, perché con il decreto clima articolo 6 tutta una serie di dati che riguardano la qualità dell'aria, l'articolato è un po' bizzarro, però si parla di inquinamento, dati dell'inquinamento della qualità della matrice aria, dell'acqua e di altri dati ambientali. Quindi di fatto c'è una richiesta di far convergere tutti i dati, poi c'è una frase, si parla di dati online, in un unico sistema di cui dovremmo occuparci noi come ISPRA in quanto detentori del SINA, per poi indirizzarlo al Ministero dell'Ambiente, che lo deve mettere su un portale nell'ottica della trasparenza. Allora, non sfugge che mentre sulla qualità dell'aria, devo dire, abbiamo una certa dimestichezza, perché comunque c'è un rapporto di un certo tipo, c'è una modalità consolidata, su tutta una serie di dati che sono collegati a quelli dei gestori della risorsa idrica o comunque sia dell'acqua, è un pochino più complicata la storia. Se ci fermiamo a queste due matrici, poi dopo, perché quelle sono esplicitate nel testo del decreto, quindi noi faremo una prima riunione operativa praticamente questa settimana, credo, all'interno di ISPRA, però bisognerà un attimo che ovviamente ci raccorderemo col sistema, ma ci dovremmo anche raccordare, io credo, nell'ottica che ci stiamo raccontando oggi, anche con l'Istituto Superiore di Sanità, per capire poi i dati sulla balneazione, cioè dobbiamo un po' rivedere tutto il flusso dei dati. Vi dico anche questo, anche in un'ottica di come poi questi dati riusciamo a convogliarli a livello europeo, dove comunque abbiamo un deficit di informazione nei confronti dell'Agenzia Europea Ambientale, per cui può essere l'occasione, se siamo bravi, di prendere questo provvedimento, che è un provvedimento di legge, quindi non è che ci piaccia o non ci piaccia, è quello lì, e per cercare di vedere, di studiare meglio come far girare questi dati, almeno quelli che riusciremo a far girare. La seconda questione che è stata accennata sia da Luca Marchesi, di cui si occupava poi Nicola Dell'Acqua quando era direttore di ARPA Veneto, e cui di oggi si occupa Bortone, il direttore Bortone, è il tema del cosiddetto sistema rete dei laboratori. Noi per legge, la legge 132 prevede all'interno ovviamente del sistema agenziale, quindi parlo delle agenzie e di ISPRA, la costruzione di questo sistema di laboratori. Non sfugge che nel momento in cui ci si mette insieme ISPRA e soprattutto le ARPA in questo caso, che fanno analisi anche per conto delle aziende sanitarie, non solo, per conto anche di altri enti, c'è questo tentativo di costruire questo sistema a rete, l'occasione può essere interessante anche alla luce di una programmazione europea che sui piani che oggi si stanno costruendo. Quindi siamo nel nuovo sessennio, noi abbiamo già iniziato a parlare con l'Agenzia per la Coesione Territoriale rispetto alla possibilità di avere un finanziamento, perché qui stiamo parlando di una rete di laboratori che noi pensiamo nella nostra testa che possa servire sicuramente alla matrice ambientale, all'ambiente, ma che debba servire un po' a tutti quanti, perché a questo punto, nel momento in cui si mette mano a un'ossatura così importante infrastrutturale, che abbiamo quotato voto per pieno sui 35 milioni di euro, quindi non vi sfugge che è un costo che non può essere sostenuto direttamente in un bilancio dello Stato, ma che potrebbe essere veramente un progetto che, se riusciamo a portarlo a compimento e che, se insieme alle regioni consideriamo strategico
no, per, all'interno dei finanziamenti europei e all'interno dei fondi di coesione, credo che possa essere veramente una bella opportunità su cui tutti in teoria hanno detto che sono tutti veramente interessati, compreso anche il Ministero dell'Agricoltura con cui abbiamo fatto una prima chiacchierata. Potrebbe essere, ecco, un'opportunità forse da non lasciarsi perdere. Ci siamo in pieno, perché stiamo facendo la programmazione si sta giocando in questo periodo. Ecco, volevo ricordare solo queste due cose, poi non dirò altro, perché credo che siano invece due questioni importanti che potremmo già affrontare da subito e anche assolutamente molto concrete. Una la dobbiamo affrontare per forza per legge, quell'altra è un'opportunità che però, dato le scadenze che ci sono, credo vada accolta anche in un confronto con le regioni. Si diceva prima, ma le regioni che cosa possono fare? Questo, se si è d'accordo ovviamente, potrebbe essere, no, Nicola, sicuramente un punto. Poi tu ci hai anche lavorato, quindi insomma sai benissimo di che cosa stiamo parlando. Detto questo, darei subito la parola ai nostri ospiti. Parliamo ovviamente di prevenzione integrata, ci sono autorevole persone a questo tavolo, quindi inizierei, se siamo d'accordo, con Roberto Drusiani, perché così anticipa, diciamo, posticipa e anticipa l'intervento a nome di Utilitalia, e quindi che comprende un gruppo di gestori pubblici del paese molto attenti ai temi che stiamo affrontando. Prego, Drusiani. Diciamo che il fatto di essere inserito in tavola rotonda forse è la migliore conclusione per quello che riguarda la relazione che vado a presentare. Perché? Perché le tavole rotonde servono sostanzialmente a condividere dei problemi, a mostrare le criticità, altrimenti diventano delle esperienze soporifere. Siccome abbiamo la possibilità, dopo una indagine che abbiamo condotto a partire dall'inizio di quest'anno, di indicare cosa sta succedendo sul fronte delle aziende, quindi possiamo dire quelli che sono gli aspetti che individuiamo critici, e di conseguenza, se possibile, confrontarsi su questo per capire, evitare eventuali futuri problemi. Allora, allora, questo è quello che ci proponiamo di illustrare, sulla base di queste esperienze, come va il processo di revisione, indagine sulle aziende ma associate, conclusioni. Utilitalia, non sto a dire più di tanto, ma noi rappresentiamo i gestori, soprattutto per i servizi idrici e ambientali. 500 ma associati, 90.000 ma eccetera. Partiamo dalla revisione della direttiva europea. I water safety plan vengono introdotti, e peraltro noi siamo già da un po' di tempo impegnati su questi, in forza del decreto ministeriale del 2017, se non vado errando. Bene, dice l'articolo 7,3 dell'attuale revisione di testo di revisione, precisa che la prima valutazione entro 6 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva, recepimento che avviene in 2 anni massimo, e quindi vorrebbe dire che nell'ipotesi di pubblicazione del testo nel 2020, come è da ritenere, nel 2028, quindi 8 anni. È un numero questo che vedremo dopo che conseguenze porta. Allora, nella situazione di implementazione del Water Safety Plan, l'indagine che abbiamo compiuto riguarda 42 aziende a cui corrisponde circa metà della popolazione servita. Cioè, noi abbiamo per l'acqua circa 200 associati, però abbiamo fatto in modo di raccogliere quelli che arrivavano grosso modo alla metà della popolazione servita. È un po' più affidabile delle indagini
preelettorali che si fanno con l'1% o ancora meno della popolazione interessata. Allora, di queste 42 aziende, una sola ha completato il Water Safety Plan, un'azienda del Nord-Est. 32 lo hanno in corso, 9 lo devono ancora avviare. Quindi, primo flash. Comunque, c'è un'adesione largamente maggioritaria, anche se non c'era il pungolo della direttiva europea. E quindi la situazione in questo momento ci dice che circa 4 milioni di abitanti, ovvero il 14% della popolazione servita, è oggetto di analisi, quindi fra un po' di tempo questi saranno più sicuri degli altri loro collini connazionali. Tempi di implementazione, sempre sulla base di questo campione con 42 aziende, abbiamo visto che 22 di queste prevedono di completarlo entro 6 anni, 6 prevedono di completarlo fra 6 e 8 anni, 14 prevedono 8 o più anni, con il tempo medio di implementazione comunque sui 4-5 anni. E questo che cosa vuol dire? Attenzione, siccome non è ancora chiuso la revisione della direttiva europea, so che a un certo punto c'era una discussione in corso, poi spero che sia superata, che diceva 3 o 6 anni. Allora, se siamo su 6 siamo a posto, se siamo su 3, quindi se qualcuno di voi va a Bruxelles, che c'è ancora da discutere su questo, se si dovesse parlare su questo, vada là con una bandiera con scritto 3, perché è fondamentale, altrimenti... Con scritto 3? No, pardon, 6, no, ero sbagliato. E quindi questo è un aspetto fondamentale. Così, per curiosità, se noi andiamo a vedere quelli che stavano entro i 3 anni, ce n'erano 14 circa. Qua ho messo 22 entro i 6 anni, però diciamo 8 anni va bene. Poi sono convinto che se arriva la direttiva europea, rischio di sanzioni, eccetera, questo darà un'accelerazione, magari qualcuno l'ha presa un po' comoda. Poi, altro aspetto, costi di implementazione, perché noi ci preoccupiamo anche di questo, perché poi dopo dovremo coinvolgere l'autority ARERA per il riconoscimento di questi costi. Da questo punto di vista direi che l'analisi ha dimostrato che non ci sono particolari criticità. Per i costi di avvio, cioè una tantum, si imposta il sistema, il software, il completamento della cartografia numerica, eccetera, incide 0,01 lire euro al metro cubo. Poi costi di gestione, quindi quello che poi ha regime, cioè mantenere il database, 0,061. Investimenti, la condizione percepita di investimenti che scaturiscono da questi water safety plan è 0,22 circa. Quindi è assolutamente la voce prevalente, però attenzione, questo non mi preoccuperei troppo, perché anche se non ci fossero i water safety plan, questi sono dei costi di buona conduzione di un impianto idrico che comunque si dovrebbero affrontare e che comunque sarebbero già sopportati dalla tariffa idrica. Quindi possiamo dire che non è uno sconvolgimento economico il discorso di Water Safety Plan. Infatti l'incremento complessivo della tariffa, perché ora abbiamo parlato di valori assoluti, sarebbe circa del 5%, però va premesso che la voce prevalente, direi più del 90%, è costituita da interventi su impianti che in un certo senso sono indipendenti dal Water Safety Plan. Il Water Safety Plan li evidenzia. Conclusioni. Sapevo di essere l'ultimo a parlare, quindi ho volutamente molto compresso la situazione. Allora, emerge
al momento un grado di implementazione del 14%, con una sola marcia eccezione, il processo è tutt'altro che completato. Il livello di implementazione di molte software sembra crescere con la dimensione delle aziende, questo per un fatto organizzativo, risorse che è possibile mettere in campo, eccetera. Però la stima del tempo necessario invece è legata soprattutto al numero di volte che la stessa azienda deve definire, cioè, e questo è legato al frazionamento della rete idrica gestita. È ovvio, se io metto in piedi una squadra specializzata di persone che devono affrontare questo tema, iniziano da uno, ma io non metto, se ho, come certe nostre aziende, una ventina di water service ben diversi che devo fare, prima finisco uno, poi l'altro e così ancora, altrimenti dovrei avere una pletora di specialisti proprio. L'incremento della spesa per i water service ben appare soprattutto collegato agli investimenti, quindi non è un elemento critico. Attenzione, il campione considerato in questa indagine riguarda aziende industriali, ovvero organizzate ad hoc per gestire il servizio idrico integrato. Quindi si potrebbe dire che è una valutazione ottimistica se la vogliamo estendere a livello nazionale. A questo punto si pone una domanda, che ne è degli oltre 1300 comuni con gestione in economia? Grazie. Vabbè, hai finito ponendo un tema, diciamo, su cui si discute moltissimo e che poi si infila anche in una discussione più di carattere generale sul tema della gestione del servizio idrico. C'è una proposta, sono diverse proposte di legge. No. Che conosco molto bene, che se partisse quella possiamo andare a casa, esatto, che sono esattamente molte di quelle sono in antitesi con questa impostazione. Bene, darei la parola adesso a Nicola Dell'Acqua. Nicola ha una diversa esperienza, perché ha fatto esperienze nel settore sia a livello nazionale in ruoli da commissario, poi è stato direttore di ARPA Veneto. Oggi è commissario all'emergenza FAS, ma è dirigente anche della regione Veneto anche lui, quindi conosce molto bene tutti i meccanismi anche istituzionali che sono di fatto che governano, diciamo, processi complessi come questo. Quindi la tua opinione è sicuramente un'opinione importante. Nicola, prego, a te. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, io partirei da una consapevolezza, cioè questo tavolo, questi convegni che state facendo sono fondamentali. Se noi avessimo avuto questo rapporto tra istituti superiori di sanità, ISPRA, regioni, ministeri e quant'altro, ambiente e salute, nel 2013 il mio lavoro sarebbe stato molto più semplice. Invece, cosa accade nel 2013? Quando davanti a un grosso inquinamento, gli enti cercano di difendere se stessi, chiudersi e non aprirsi a un confronto che invece oggi vedo aperto e interessantissimo. Si pensa probabilmente di più a difendere se stessi degli operati dei 20 anni precedenti che cercare di capire cosa fare per risolvere i problemi. Quando nascono i commissari, io sono un commissario del governo, sono anche il direttore adesso della Regione Veneto, ma quando nascono i commissari è proprio perché secondo me il sistema deve funzionare, no? Nomino un commissario perché il sistema non funziona. E allora è un segnale, dovrebbe essere un segnale che qualcosa andava cambiato. E secondo me questo tavolo di oggi è il cambiamento, è l'approccio giusto per affrontare queste cose che purtroppo succederanno ancora, perché purtroppo lo sbaglio, ma questo lo sappiamo, l'hanno detto ad esempio a Milano la settimana scorsa, ci siamo confrontati anche per le stesse cose, lo sbaglio è che tendiamo a inseguire gli inquinanti, no? E invece il vostro approccio è completamente diverso, è quello di
cercare di pianificare il territorio perché questo non avvenga. Perché non c'è soluzione migliore che pianificare il proprio territorio, e qui le regioni dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale. Cioè, se noi vogliamo difendere veramente l'acqua, scusatemi se uso parole forti, la difesa dell'acqua è brutto da dire, ma è così, per difendere l'acqua dobbiamo pianificare meglio il nostro territorio, dobbiamo fare in modo che le industrie chimiche non proliferino in zone di ricarica degli acquiferi, oppure tante altre cose, o che non versino direttamente la principale fiume italiana. Cioè, ci sono azioni di pianificazione regionale che possono aiutare moltissimo in questo tavolo. E la regione si è mossa, secondo me, in maniera idonea quando ha creato proprio la Commissione Ambiente e Salute Regionale, dove io e la Francesca, che con il tavolo, ci confrontiamo sistematicamente su tutte le problematiche, cioè la sanità e l'ambiente si confrontano insieme all'agricoltura e cercheranno anche di proporre qualcosa alla politica regionale, cioè il tavolo proponga alla politica regionale qualche attività da svolgere proprio per facilitare il compito che state affrontando oggi con questi piani di sicurezza. E quindi insomma, questo lo volevo dire Alessandro, perché è questa la soluzione. La soluzione è trovarsi qua con Rossi, con la Francesca, con Gentini, con tutti, e discutere tra di noi e non litigare, come purtroppo avviene quando invece si è di fronte a un inquinamento che ha interessato più di 100.000 persone, insomma, ecco, quindi, e ne troveremo altri, ci troveremo qui ad affrontare altri di questi inquinamenti, purtroppo, perché 10 anni fa o 20 anni fa è stato l'Etna, poi il cronometro valente, poi possiamo nominare per noi in merito, lo dico sempre, i FAS non sono un inquinante emergente, sono emersi, basta, parliamo di altro, e purtroppo dai nostri dati, dai dati dei nostri laboratori stiamo incontrando altro, quindi l'abbiamo trovati nel cuore, troveremo e andremo avanti, ma avete detto nelle vostre relazioni tutto quello che doveva essere. Per quello che hai detto Alessandro sulla trasparenza del dato, è una cosa fondamentale, sono sicuro che è fondamentale, va gestita bene però. Bisogna stare un pochettino attenti nella trasparenza del dato, perché vengo da, vi devo portare esempi molto difficili di trasparenza di dato, adesso devo fornire dei dati di un monitoraggio di aree effettuate vicino delle discariche. E quando fai vedere solo quello, il dato, la gente dice: oddio, che aria, ma la discarica distrugge tutto. No, guardi, è migliore il dato che respirano 50 km più in giù, in pianura padana più vera, perché è quello il dato dell'atmosfera. Quindi questo per dirvi che la trasparenza del dato deve essere una cosa gestita, va fatta, assolutamente urgente, va detta, ma va detta in un determinato modo. E in questo un pochettino della sanità secondo me dobbiamo imparare, Alessandro, perché sull'ambiente siamo ancora un po' troppo acerbi sul fatto di dare i dati. I dati vanno dati, va sempre detta chiaramente la verità, anche siamo qua con un tavolo scientifico, non va mai dette altre cose, non siamo politici, ma vanno spiegati bene, vanno dati e spiegati bene, perché la gente non li segue, cioè non li capisce spesso, ecco, è una cosa importantissima questa. Quindi io finisco qui, perché sui FAS abbiamo detto, Alessandro, tutto, su inquinanti emergenti, gli altri abbiamo detto altrettanto, direi andiamo avanti con questo tavolo qui, non vi fermate, perché anche da un punto di vista regionale, adesso parto dalla regione, abbiamo la necessità che ci sia una commissione ambiente e salute nazionale, dove vengono dati magari anche solo delle indicazioni tecniche. Abbiamo visto che è difficile uscire con dei limiti, è inutile, se il dato più importante è che per l'aspetto ambientale sui FAS che nascono nel 1950 non abbiamo ancora un dato, un limite sull'ambiente, se non un indice di qualità,
che non è il limite allo scarico e quant'altro. Quindi vuol dire che è difficile arrivare a quel punto lì, e allora bisognerà che prendiate in mano la situazione con ISPA, con l'Istituto, come il Ministero dell'Ambiente e della Salute, per dare almeno delle indicazioni, perché noi, io e la Francesca, abbiamo agito su importantissime indicazioni dell'Istituto. Sbaglio, Francesca, cioè, assolutamente se sì. Se non avevamo delle indicazioni a livello centrale, cosa facevamo? Che cosa dicevamo? Poi, per carità, in alcuni casi abbiamo detto passa zero, ma è una, sono cose sperimentali. Okay? Quindi fondamentale è che da questo tavolo nascano indicazioni tecniche reali da poter portare poi alle autorizzazioni integrate ambientali. Abbiamo bisogno di questi dati. Grazie. Grazie Nicola. Cioè, rivedevo adesso questo articolo 6 che si chiama proprio pubblicità dei dati ambientali, in realtà è abbastanza interpretabile, nel senso che poi parla di dati e di informazioni sul funzionamento, quindi ti dà margine ovviamente per lavorarci sopra, nel senso che alla fine ovviamente il dato va pubblicato, ma poi c'è tutto il tema dell'open data, poi c'è tutto il tema della privacy, insomma oggi lavorare con i dati, come noto, è abbastanza complicato, però insomma credo che un po' di esperienza l'abbiamo maturata in questi anni e penso che insomma qualcosa si riuscirà a mettere in campo. L'altra questione, poi do la parola per l'ultimo intervento a Francesca Russo, è il tema, si parlava dei monitoraggi, delle modalità di monitoraggio, di come monitorare. Non c'è dubbio che oggi abbiamo un'altra questione che ci può aiutare molto, che è il programma Copernicus, il cosiddetto Space Economy, perché oggi si riescono ad avere dei rilevamenti satellitari anche su questioni che fino a poco tempo fa sembrava impossibile che potessero essere rilevate, anche sull'inflorescenza algali all'interno dei corpi idrici. Cioè si possono fare tutta una serie di attività che solo qualche anno fa era impossibile fare, per cui un occhio va anche visto a quello che va sempre tenuto anche su quelle che sono le nuove tecnologie di quando, e degli nuovi approcci collegati a questi programmi sempre molto più sofisticati. Bene, ora darei la parola a Francesca Russo, ovviamente per qualche considerazione. Non c'è dubbio che, come si diceva prima un po' al volo, le regioni, in quale organo istituzionale insomma importante sul territorio, se mentre noi dobbiamo fare questo sforzo, almeno lo stiamo facendo come istituti tecnici sicuramente sì, ma anche interloquendo insomma con i ministeri per cercare di avere un unico, no, come dicevi tu Nicola, cercare di parlare all'unisono, per quanto a volte non è neanche semplice. Adesso noi abbiamo cominciato a sostanziare, non so se è stato detto dal Presidente Laporta o dal Commissario Bussaferro, questo protocollo che abbiamo messo in campo. Abbiamo fatto già un paio di riunioni operative mettendo in fila un po' di argomenti, ma alcuni anche molto attuali, pensate solo a tutto il tema dell'end of waste, no? Perché sia noi, sia come ISPRA e come agenzie, più come ISPRA in questo caso, però le agenzie hanno un ruolo importante per tutta la fase di controllo e di verifica. E l'Istituto Superiore di Sanità nei processi diciamo di filiera devono esprimere un parere anche sanitario, quindi è evidente che bisogna che questi percorsi, che già sono lunghi di per sé, perché se vi dico cosa ci abbiamo messo con il polverino delle gomme vulcanizzate, credo che un paio d'anni o qualcosa del genere, rimandandoci indietro, avanti e indietro tutti i documenti, e quindi è molto importante che gli istituti tecnici centrali che si occupano di ambiente e di sanità in questo caso lavorino in maniera congiunta, anche discutendo, perché sicuramente su alcune situazioni abbiamo un approccio molto diverso, però insomma nel confronto poi viene fuori quello che deve venire fuori diciamo in maniera positiva. Credo che uno stesso livello, magari la regione potrebbe essere proprio una specie di polo catalizzatore, no? Per mettere attorno un tavolo anche i diversi organi che lavorano, le USL, adesso con l'agenzia è un po' più semplice perché c'è un rapporto diciamo diretto tra regione ovviamente e agenzia, un pochino più complicato con le USL, però attraverso anche qui il sistema sanitario regionale, io credo che poi
si possa riuscire, ecco, a fare questo lavoro di coordinamento che credo sarebbe anche molto apprezzato, almeno dalle mie reminiscenze come direttore di ARPA Emilia Romagna. Il rapporto sempre con le unità sanitarie locali, è un problema sanitario, no, è un problema ambientale, questo lo dici tu, non lo dovete dire voi, esci tu, non esco io, perché non sei uscito tu, dovevi uscire lui, io comunico in un modo, tu comunico nell'altro, non sfugge che anche questo, cioè riuscire a integrare questa attività sarebbe un passo avanti molto importante anche sul livello regionale. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti, devo dire che nel corso di questa mattinata via via che sentivo le varie relazioni modificavo quello che avrei eventualmente detto e quindi non voglio parlare di FAS che ne abbiamo parlato tanto e come Regione Veneto certamente abbiamo imparato tanto. In questo mio ruolo io posso dire che come coordinamento della prevenzione nell'ambito della Commissione Salute noi quando abbiamo come su indicazione della Commissione Salute la necessità e la possibilità di costituire un'interfaccia fra quello che ci propone il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e quello che invece poi dobbiamo dire alla Commissione Salute perché venga approvato in conferenza Stato-Regioni, abbiamo il ruolo di fare da traduttori. Diciamo della fattibilità delle cose che ci vengono proposte, perché noi dobbiamo cercare di convertire quelli che sono i bellissimi documenti, piani, programmi in cose fattibili, come si diceva, in cose fattibili da parte dei nostri operatori, cose fattibili e sostenibili, e quindi dobbiamo cercare di capire se nell'ambito delle nostre realtà regionali ci sono le competenze perché certe cose vengano declinate in fatti e ci siano le possibilità anche economiche per sostenerle. Quindi la sostenibilità e la fattibilità sono le parole che e sono le direttrici che ci portano ogni volta a lavorare insieme al Ministero, all'Istituto, ai vari altri ministeri che vengono nell'ambito del coordinamento interregionale della prevenzione e capire poi come muoverci. È necessaria la rete, per forza è necessaria la rete. È necessario che all'interno di ogni regione la sanità regionale sappia chi sono gli interlocutori per poter, non dico fronteggiare l'emergenza, ma come diceva Nicola Dell'Acqua, per affrontare la pianificazione, sapere con chi dobbiamo interfacciarci, ma sapere non solo cosa fanno, ma di quali dati dispongono. Quindi non abbiamo soltanto ARPA, non abbiamo soltanto l'agricoltura, la direzione ambiente, ma abbiamo l'istituto zooprofilattico, abbiamo i gestori, abbiamo tanti enti che dobbiamo imparare a conoscere e dobbiamo capire da loro se vogliono e come possono darci i loro dati. Perché soltanto nel momento in cui noi avremo la possibilità di avere a disposizione, ma prima che venga l'emergenza, tutti i dati che ci permettono di leggere il territorio, allora solo in quel momento possiamo non solo individuare, come previsto dai piani di sicurezza dell'acqua, quelle che possono essere le emergenze o quelle che sono gli elementi di attenzione, ma avere anche la possibilità di studiare in tempo di pace, anche se il tempo di pace non esiste più, ma di studiare prima che un'emergenza possa emergere e poi dare un impatto, quello che ci interessa è l'impatto sanitario, metterci in modo per poter avere tutti gli strumenti necessari per poi fronteggiarla. Non abbiamo parlato oggi, ma forse era sottinteso, di due cose, del fatto che tutte le nostre attività e le nostre programmazioni devono vedere la persona al centro e quindi tutto quello che noi facciamo come sanità, come ambiente, come agricoltura, come qualsiasi altro ente deve essere focalizzato alla persona. Il concetto di guadagnare salute è uscito fuori, ma guadagnare salute non è un bel programma scritto, è una cosa che si deve fare sul serio, che si fa con i protocolli operativi. E poi non abbiamo parlato di comunicazione. La comunicazione è quell'elemento su cui si infrangono tutti i nostri piani, perché nel momento in cui non sappiamo pianificare è come se non avessimo fatto nulla. Potremmo stare ore a dire quello che abbiamo fatto, ma se la gente, la mamma non capisce quello che io sto facendo, praticamente come se non avessi fatto nulla. Per fare comunicazione c'è bisogno di competenza, c'è bisogno di formazione, quindi
con l'Istituto Superiore di Sanità stiamo fronteggiando, ne abbiamo parlato fino a stamattina con Brusaferro, è necessario che le regioni abbiano delle competenze e abbiano un linguaggio comune. Un linguaggio comune che significa che quello che dico io della sanità deve essere supportato da quello che dice ARPA, da quello che dice la Direzione Ambiente, da quello che dice l'Istituto, perché nel momento in cui non parliamo con lo stesso linguaggio praticamente siamo fregati, perché la gente non si fida più di noi. Quindi quello che io penso che possono fare le regioni è quello di avere tanto la capacità di leggere nel modo corretto la pianificazione, di fare insieme agli organismi centrali la programmazione e poi la pianificazione. Lo stiamo facendo con i piani di sicurezza dell'acqua, lo stiamo facendo nel piano nazionale prevenzione 2020-2025, lo vogliamo fare insieme all'ISPRA, insieme al Ministero della Salute e in altre pianificazioni, ma nel contempo non dobbiamo abbandonare quella che è la formazione, quindi il livello di competenza dei nostri operatori, indipendentemente dal ruolo che hanno a livello istituzionale. E poi, secondo me, lavorare molto sulla comunicazione, ma in maniera vera, in maniera pratica, per non creare o perlomeno cercare di ridurre il gap che abbiamo fra noi e il cittadino, che poi si fida insomma poco di noi se non riusciamo a fare questa cosa. Grazie. Bene, grazie alla dottoressa Russo. Prima di passare parole al dottor Rossi per diciamo una breve conclusione, questo tema è sollevato dalla comunicazione, credo sia importante. Abbiamo già affrontato, quando abbiamo parlato anche del 4G con i colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità, in realtà io credo che si debba fare un salto anche un pochino oltre. Noi stiamo provando faticosamente, ma basandoci anche su esperienze che poi hanno fatto anche alcune agenzie sul territorio, l'ha fatta Lucca con Radon in Friuli, l'ha fatta Marchetti, la sta facendo sulla raffineria dell'API, sui cattivi odori, nel cercare, oltre che informare, di coinvolgere in maniera attiva i cittadini, perché nel 2020 non può che funzionare così, cioè o i cittadini stessi diventano in un qualche modo protagonisti, difficile, complicato. Difficile. Però insomma noi addirittura abbiamo associato un antropologo per cominciare a ragionare, perché ci sono dei territori, delle situazioni in cui si affrontano determinati temi che dipendono a volte anche dalla storia del territorio, perché parlare di amianto ad esempio su in Piemonte è una cosa, perché ci hanno convissuto per 60 anni di più, parlare di amianto in un altro posto è una cosa diversa. Lì sanno a Casale Monferrato cosa vuol dire gestirlo, e se parlate di una discarica sicuramente non vi diranno che sono contrari, in qualsiasi altro posto solo nominare la parola. Quindi è evidente che poi ci sono situazioni diverse che sul territorio devono essere considerate. È un lavoro che va oltre la tecnicalità, cioè va, spesso anche con i nostri colleghi si fa fatica a far capire che perché spesso succede che dici io sono il tecnico, sono l'ingegnere migliore del mondo, sono il dottore migliore del mondo, e quindi quello che dico io è la verità, punto. No, non è, potrebbe esserlo, però in realtà nel come oggi è organizzata, credo, una società complessa come la nostra, non basta più se si vuole poi portare in fondo certi più ragionamenti. Quindi direi anche oltre la comunicazione, perché la comunicazione deve essere omogenea e ben fatta, ma a volte, anzi purtroppo quasi sempre, poi non basta se non c'è un protagonismo, credo, anche dei cittadini. Chiedo scusa se mi sono permesso di sottolineare questi aspetti, ma credo siano elementi di almeno di riflessione. Assolutamente. Prego, dottor Rossi. Concludere, innanzitutto è doveroso a quest'ora, ma gli spunti sono stati tanti. Certo, servirebbe, mi è venuto in mente un qualcosa che è lontano ancora dal pensiero anche dei politici, no? Forse un'agenzia ambiente e salute. Non sarebbe male dove poter dialogare direttamente all'interno senza dover ricorrere ai convegni. E grazie a Dio i convegni vengono fatti da persone che normalmente dialogano anche fra loro. Noi abbiamo tante iniziative di ambiente e salute messe in piedi, dalla task force fino a adesso ci stiamo inserendo nella discussione europea sulla classificazione dei FAS
che deve essere fatta in qualche modo, non è che possiamo fare 4.000 valutazioni certo. di singole sostanze, ma dobbiamo cercare di assimilarle certo. e portarle avanti nel migliore dei modi. E c'è il problema dei dati, come dicevi giustamente tu, i dati devono essere convogliati e deve essere possibile leggerli a favore della salute urbana. L'ambiente viene vissuto come un fatto di salute dai cittadini, viene vissuto sulla propria pelle, per cui non è che mi interessa più tanto sapere il PM10 o il benzopirene, ma che cosa fa il PM10, il benzopirene che poi io respiro. Stiamo rivedendo anche il regolamento vecchissimo sull'edilizia privata, che ha un impatto anche sull'acqua, perché le tubature, si diceva prima, si guarda fino al contatore, però poi i condomini vecchi hanno dentro cose che spesso veramente contaminano un'acqua che arriva fino a lì molto diversa e molto più pura. C'è il problema delle AIA, io adesso appena finisco dovrò telefonare al RUAS perché ci sono un sacco di problemi che la salute in questo momento sta guardando e che forse spiazza un po' anche il settore ambientale, perché di fatto noi non ci saremmo dentro fino alla conferenza dei servizi e in teoria sarebbe bello esserci fin dall'inizio per poter catturare il più precocemente possibile o poter dire a chi c'è dentro guarda se c'è qualcosa che non va dal punto di vista della salute. C'è un piano nazionale di prevenzione che è molto attento a tutto questo, a tutti questi aspetti. E, che dire, io oggi l'acqua è stato un pretesto e l'acqua è veramente un argomento trasversale a tutto e speriamo di andare avanti adesso col protocollo Acqua e Salute, che ci darà un nuovo impulso anche da un punto di vista credo normativo, cioè di collaborazione, e poi cercheremo anche di migliorare il modo in cui noi comunichiamo il rischio, perché poi qui il grande assente, forse oggi se si parla di acqua, è i media, quelli generalisti, no? Che poi sono pronti a puntare il dito e non si rendono conto che chi fa veramente servizio pubblico siamo noi. Grazie. A grazie. 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 Arrivederci. Grazie. Grazie. Ti faccio sapere per quella cosa di Taranto e poi sì, assolutamente.